Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo organizzato questo ennesimo seminario, una delle tante occasioni che abbiamo di formazione. Come sapete, questo è stato voluto e ideato per noi geometri, per cui penso che il taglio, poi i relatori saranno meglio di me dire tutto, proprio il taglio è quello che ho voluto per lo studio tecnico in generale e per i geometri in particolare. Per cui ne avevamo fatto già uno qualche tempo fa, insieme agli ultimi degli architetti e gli ingegneri, però non ha avuto questo stesso effetto che ha avuto oggi, devo dire, perché oggi vedo veramente tanta gente e per questo mi fa molto piacere di questa cosa. Invece l'altra volta c'è stata un'affluenza molto molto minore. Questo corso per i colleghi, quindi faccio un ricordo a tutti quanti loro, quando usciamo firmate e ritirate l'attestato e firmate il nostro registro, quello per i crediti formativi, che è al di là di quello che avete firmato prima, che è solo per l'azienda, per l'impotente, quello nostro è ai fini diciamo più importante, perché è poi quello che ci trova a testare i crediti formativi, e questo seminario ne vale due crediti formativi. Per cui non voglio rubare molto tempo, perché già è passato tempo senza trascorso molto tempo dalla revisione dell'inizio, quindi poi la cosa che ci tengo a dire è che i relatori che possono essere il più precisi possibile per le nostre esigenze, cercando di capire al massimo quello che poi noi facciamo nello studio, se trattiamo questi dati sensibili, quali sono e quali sono le cose che effettivamente per la nostra attività dobbiamo fare e stare a posto con la legge per per evitare qualsiasi tipo di inconveniente che possa sorgere durante la nostra attività. Già ce ne sono parecchi, non vorremmo che si arricchisse ancora di più questa cosa. Per cui io finisco qui, vi ringrazio, poi eventualmente ci risentiamo a fine seminario per i saluti finali. Ringrazio l'Infotel ovviamente per aver accettato il mio invito e aver organizzato insieme a noi questo evento, per cui passo la parola credo al ingegnere Sacanese che ci presenterà un po' tutto il programma di oggi con tutto quello che tratteremo in questo pomeriggio. Grazie a tutti. Sono l'ingegnere Sacarese in qualità di direttore tecnico del consorzio Infotel. Allora, vi porgo le scuse e i saluti del nostro presidente che purtroppo per motivi legati ad impegni improvvisi non è potuto essere qui con noi, il dottore Martino. Però innanzitutto mi congratulo con il presidente perché devo ammettere che siete veramente un ordine molto attivo. Noi facciamo diversi seminari, diversi eventi con vari ordini e devo prendere atto, non per fare vani plausi, che i geometri sono effettivamente concreti e operativi, dico io. E non vi faccio un complimento, anche perché io prima di essere ingegnere sono geometra, quindi non mi autocomplimento. Il convegno di oggi, voi sapete, Consorzio Infotel si occupa di sicurezza, soprattutto di sicurezza, di software tecnico rivolto alle pubbliche amministrazioni, ai liberi professionisti, alle imprese, e tra i nostri clienti abbiamo la fortuna di avere anche diciamo enti molto importanti. Penso che molti di voi ci conoscono sia perché hanno forse visto, se non sono nostri clienti, hanno quantomeno preso visione di nostre demo e sono disponibili sui nostri siti, e poi hanno sicuramente consultato, almeno visto qualche volta, il nostro portale dei consulenti. Noi abbiamo un portale con un ingresso numerosissimo di utenti, dove appunto abbiamo un confronto diretto con chi opera sul campo, quindi con chi affronta delle problematiche concrete. E ripeto, nell'ambito delle problematiche tecniche che affrontiamo,
vogliamo centrare la giornata di oggi sull'aspetto privacy che in un certo qual modo si lega in maniera molto sottile al decreto 81, perché nel decreto 81 ovviamente quando si fa menzione al trattamento dei dati ai fini della redazione dei documenti e quindi tutto ciò che attiene la problematica sicurezza, si fa riferimento al decreto praticamente 196, in quanto si precisa che i dati trattati devono essere trattati nel rispetto di quello che è la normativa sulla privacy. Quindi decreto 81 e 196 sicuramente legati, uno perché tratta appunto la tutela delle persone, l'altro perché tratta la tutela dei dati, quindi ci muoviamo sempre in un ambito di sicurezza. Noi abbiamo variato un pochettino qualcosa rispetto al programma, nel senso che rivolgendoci a una platea di tecnici, di geometri, abbiamo ritenuto opportuno, essendo un'azienda produttrice appunto di software tecnico, di incentrare il convegno su una prima parte teorica che vi illustrerò io, praticamente relativamente alla privacy, ma alcuni aspetti diciamo a molti di voi saranno sicuramente noti. Giusto per un fatto ecco doveroso e di impostazione del convegno, facciamo un breve cenno a quelli che sono gli elementi normativi principali, però vogliamo incentrare proprio il convegno sul discorso di tipo pratico, cioè su come andare a redigere un documento programmato della sicurezza, su come effettuare un DPS semplificato, completo, a seconda della casistica, poi il dottor Albanese ci dettaglierà al riguardo. E soprattutto, visto che appunto ci rivolgiamo ad una platea tecnica e come ci diceva il vostro presidente, da quest'anno voi avete l'obbligo, non so, di accumulare determinati crediti formativi, ci sembrava opportuno fare un cenno anche alla cantieristica. Quindi nella seconda parte del convegno, ultimato l'aspetto privacy, ovviamente togliendo qualsiasi dubbio a chi è che vuole porre delle domande o dei quesiti, possiamo affrontare anche un esempio pratico, diciamo la nostra idea, volendovi appunto essere di ausilio a questi crediti formativi, affrontiamo anche la problematica cantieristica. E quindi avremo l'ingegnere Ruggero al mio fianco, sempre al consorzio Infotel, che ci illustrerà un esempio pratico di POS e di PSC. Ovviamente redatti con i nostri strumenti, ma voglio dire, molto spesso assistere alla dimostrazione software fa sì anche che si possa ampliare la conoscenza di quello che si ha, perché a volte il software apre anche un po' la mente sull'aspetto propriamente normativo. Allora, io non mi dilungo ulteriormente per quanto riguarda la presentazione e mi consentite di sedermi, quindi vado avanti con la presentazione. Allora, come dicevamo, faremo giusto un breve cenno a quello che è l'aspetto normativo principale. A quello che è appunto l'aspetto normativo principale. Allora, le leggi precedenti, facciamo un attimo un escurso sul normativo, sull'aspetto privacy. Abbiamo la legge numero 675 del 96, che è la prima nozione, il primo indirizzo normativo col quale si vanno a disciplinare che cosa? La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Quindi si inizia a introdurre il concetto di tutela dei dati personali. Con il DPR del 28 luglio del 99 abbiamo il regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo della legge appunto precedente. Vedete, è ridondante per noi che operiamo nell'ambito della sicurezza il concetto di misura minima di sicurezza. La misura minima rientra un po' in tutto, rientra nell'aspetto sicurezza luoghi di lavoro ed è l'obiettivo principale che un RSPP si deve porre affinché venga tutelata la persona, il soggetto, ed è costantemente richiamato anche dalla normativa sulla privacy, dove praticamente le misure minime di sicurezza sono tutte quelle misure che noi andiamo a predisporre ad attuare affinché i sistemi di elaborazione, gli strumenti elettronici, gli operatori che trattano dati lo facciano in maniera adeguata. Per poi arrivare praticamente alla legge del 3 novembre del 2000, dove troviamo le disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza di nuovo nel trattamento dei dati personali previsti dall'articolo 15 della legge 675. Questo excursus praticamente continua con il 29 luglio del 2003 con un supplemento ordinario che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per quanto riguarda il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali.
Quindi diciamo che col decreto legislativo 196, che è appunto il codice in materia di protezione dei dati personali, nel 2003 arriva un po' di putiferio, nel senso che io mi ricordo nel 2003 questa fu un'occasione sia lavorativa per chi è che praticamente non si occupava di privacy, allora molti di noi, compresa la sottoscritta, trovò la possibilità di poter redigere il DPS per appunto nostri clienti che invece, ai quali prima avevamo fatto la DIA o il permesso a costruire o qualche altra cosa. Il DPS quindi è stata sicuramente un'occasione per tanti lavorativa, però per molti altri un dispendio di soldi, ovviamente per il committente che ce l'ha indirizzato, perché molto spesso poi, come tutte le cose estremizzate e portate in casi estremi, si rischia di far fare il DPS anche a chi probabilmente non era tenuto a farlo, facendogli sostenere una spesa che, voglio dire, non gli competeva. Un po' come si fa anche nell'ambito sicurezza, consentitemi sempre l'analogia tra le due cose, si fa fare il DPR a tutti, ma in realtà per le aziende che hanno di sotto i 10 dipendenti si potrebbe anche fare meno di farlo in determinate circostanze, se non ci sono rischi gravi, se non ci sono particolari situazioni di rischio. Quindi dipende un po' la cosa come va vista. A chiarimento di questa situazione, io vado molto velocemente, al di là di quelli che sono gli aspetti normativi puri, è entrato praticamente il garante per la privacy, perché diciamo entro il 15 dicembre dell'anno scorso è entrata in gioco una nuova scadenza. Una scadenza legata a che cosa? Sicuramente la nomina di questa fantomatica figura, praticamente, che l'amministratore di sistema, che forse prima con la normativa precedente, diciamo con la normativa pubblicata, non era molto preso in considerazione. Sia quindi dicevamo per l'amministratore di sistema e sia per quello che viene chiamato DPS semplificato. Col termine DPS semplificato si è voluto praticamente, il garante ha voluto chiarire quando i casi in cui era necessario redigere un DPS completo rispetto a altri casi in cui era sufficiente redigere un DPS diciamo un po' più sintetico, un po' più light. È chiaro che il provvedimento del garante specifica in ogni aspetto quali sono i casi in cui va redatto un DPS semplificato o va redatto un DPS completo. Sicuramente il DPS semplificato va redatto quando i dati non sono di tipo sensibile o giudiziario. Quindi nel caso in cui si trattano dati comuni, diciamo che il titolare dei dati può optare per un DPS semplificato. Io ripeto, non sono un avvocato, sono un tecnico, quindi cerco di tradurre un pochettino la problematica da un punto di vista che ci riguardi più da vicino. Però, diciamo, per mia partecipazione ad altri seminari dove hanno partecipato anche dei colleghi avvocati, mi ricordo le parole dell'avvocato nello scorso convegno che disse: bisogna stare anche attenti a quando definire un dato comune, perché molto spesso in sede di causa e quindi di denuncia, dati che possono essere di tipo comuni possono essere poi rimodulati in dati sensibili per oggetto di causa in realtà. Quindi bisogna stare molto attenti nel definire e essere convinti che i dati che stiamo trattando sono di tipo comune, perché molto spesso anche, non so, una semplice dichiarazione o qualche dato particolare, ecco, per la persona lesa può essere un dato sensibile. E poi a quel punto vatta a spiegare con l'avvocato, il giudice e tutto, che praticamente è un dato superfluo. Quindi detto questo, diventa anche difficile. È vero sì che il garante in questo momento mi viene incontro e mi dice: attenzione, se tu tratti dati comuni puoi fare il DPS semplificato. È un po' come avveniva per il discorso dell'autocertificazione nell'ambito della sicurezza. È vero che il decreto 81 dice: se hai meno di 10 dipendenti, invece di farmi il DPR mi fai l'autocertificazione. Però l'esperienza fatta, molti dei nostri clienti hanno optato poi per redigere un DPR. È chiaro che il DPR fatto a chi ha meno di 10 dipendenti non sarà lo stesso della multinazionale o della grande azienda che opera in ambito nazionale. Però nel fare un'autodichiarazione dove io dichiaro, io titolare, io datore di lavoro, che sono in regola con gli adempimenti della sicurezza, e poi in caso di controllo praticamente verificano che non ho la segnaletica antincendio,
oppure le sedie non sono ergonomiche e quant'altro, preferisco fare un documento di garanzia di rischi dove c'è un piano di miglioramento che mi dà la possibilità di prevedere anche delle azioni migliorative nel tempo. Ecco. Quindi, per analogia, diciamo che anche il DPS semplificato è un po' un'arma a doppio taglio. Quindi, nel momento in cui si decide di adottarlo, ci vuole la massima convinzione che i dati che si stanno trattando sono dati di tipo comune, oppure si rientra nelle casistiche previste dal provvedimento appunto del garante. I punti fondamentali del decreto legislativo 196 del 2003 sono sicuramente il DPS, quindi il documento programmatico di sicurezza, che è un documento di valutazione dei rischi, cioè un documento di valutazione dei rischi di trattamento idoneo dei dati in dotazione. Le misure semplificate, che abbiamo fatto menzione, le sanzioni e la formazione. La formazione è un concetto che entra un po' in tutto, è un obbligo, è diventato il pane quotidiano della sicurezza praticamente. Quindi anche sull'aspetto privacy è obbligato, è un obbligo da parte del titolare del trattamento formare gli incaricati, informare gli addetti al trattamento dei dati delle procedure operative da adottare e quindi delle procedure da adottare in maniera da non andare oltre quello che è la propria competenza. E poi sicuramente abbiamo il discorso sanzionatorio che c'è un po' ovunque e se vogliamo è proprio questo che ci spinge a muoverci, visto che oggi si parte dai 3.000 euro della nomina del mancato preposto ad arrivare poi a sanzioni molto più alte nel caso di non redazione del documento e quant'altro. Anche nell'ambito privacy abbiamo sanzioni che vanno dai 2.000 ai 30.000 euro, quindi voglio dire, sono sanzioni abbastanza onerose per il titolare. Allora, come dicevamo, a seguito dei provvedimenti del garante, gli operatori hanno la scelta su tre possibilità: sulla famosissima autocertificazione, che spaventa un po' tutti, sul DPS semplificato e il DPS ordinario, che sarebbe quello, diciamo, già previsto negli anni scorsi e sul quale c'è stata tanta corsa anche sull'aspetto della data certa, tanta discussione su come attestare la data certa e quant'altro. Io cerco di fare dei piccoli flash praticamente durante la presentazione in maniera da affrontare un po' tutte le problematiche più calde. Il discorso della data certa, ad esempio, è stato risolto per la sicurezza, perché finalmente col 106 è stato chiarito che la firma dell'RLS, dell'RSPP e del datore di lavoro, diciamo, funge da data certa. Mentre sull'aspetto privacy, diciamo che la soluzione a cui optano la maggior parte delle persone è quella della posta certificata, che anche se è stata riconosciuta come valida, anche se c'è chi preferisce poi andare dal notaio, è chiaro, poi dipende anche dall'entità dei dati che si vanno a trattare, forse eventuali studi medici, dati particolarmente sensibili o giudiziari richiedono una data certa un pochettino più incisiva. In quel caso ci si può rivolgere al notaio tranquillamente, con la conseguenza dei prezzi che cerca il notario per la data certa. Allora, il DPS ovviamente deve essere un vero e proprio progetto per la gestione della sicurezza dei dati personali, sia identificativi, quindi classici dati anagrafici, sia sensibili che giudiziari. Per dati sensibili e giudiziari, voglio dire, la definizione è un po' nella normativa, nella norma. Troviamo come dati sensibili i dati relativi allo stato di salute, come dati giudiziari è evidente di che cosa si sta parlando, quindi voglio dire, sull'aspetto dei chiarimenti della natura dei dati, sia la normativa ma che lo stesso software, dopo il collega che andrà a illustrare, è chiaro il tipo di dati che si possono inserire. Il DPS è un documento all'interno del quale viene descritta e giustificata la politica della sicurezza adottata ed il percorso di adeguamento prescelto dalla struttura per adeguarsi alla normativa privacy, è quello quindi che dicevamo un pochettino prima. Il DPS deve essere redatto dal titolare del trattamento, che nel caso in cui praticamente è una società, coincide con la società stessa, nel caso in cui è un soggetto individuale, coincide con quel soggetto. E nel momento in cui praticamente si definisce il discorso del titolare, in parallelo, vedete come avviene anche nell'ambito del decreto 81, vanno fatte le nomine, quindi vanno considerati, oltre al titolare, il responsabile del trattamento, che va nominato dal titolare stesso, e in molti casi quando si parla di società il responsabile coincide con il rappresentante legale di solito.
e poi vanno nominati gli incaricati. Gli incaricati al tracciamento sono coloro che operano effettivamente con quei dati, quindi l'impiegato, l'addetto alle buste paga, se parliamo di un discorso praticamente interno all'azienda. Però ci sono altri fattori, ci sono altre figure che essendo esterne comunque vanno ad operare sui dati. Ecco perché la normativa chiarisce che i soggetti possono essere interni o esterni. Nel momento in cui sono soggetti esterni, possono essere identificati come incaricati esterni, non so, pensiamo a un dipendente, un soggetto all'interno dell'azienda che però non ha un contratto di dipendenza, ma ha un contratto di consulenza. In quel caso è un incaricato esterno. Oppure, ad esempio, può essere un responsabile esterno, dove, non so, se il commercialista o il consulente del lavoro dell'azienda si recano presso la mia società, dove io sono il titolare, in quel caso sono responsabili esterni, perché trattano i dati con la propria autonomia, però con i miei strumenti elettronici. Quindi sono io sempre responsabile dei backup, delle copie e dei sistemi antivirus affinché i miei dati non vengano danneggiati o divulgati. Nel momento in cui invece io comunico le banche dati dei miei dipendenti, ad esempio, a un consulente del lavoro per la redazione delle buste paga, e queste banche dati vanno a finire nello studio del mio consulente, in quel caso il consulente non è più un responsabile esterno, ma è un titolare esterno, e quindi si assume ulteriori responsabilità, perché nella nomina che gli andrò a fare mi dovrà garantire che lui adotta tutte le misure di sicurezza affinché la mia banca dati nel suo studio venga tutelata anche da un punto di vista di strumenti elettronici. Ecco che quindi nel momento in cui si fanno le nomine è importante anche capire quel soggetto, se è un incaricato, se è un responsabile o se è un titolare, a seconda delle potenzialità e quindi dei poteri che gli conferisco su quella banca dati e a seconda di come e con quali strumenti andrà a lavorare su quei dati. Allora, dobbiamo inserire tutti i trattamenti di dati personali nel DPS che vengono svolti all'interno dell'organizzazione. Quindi se è una classica, non so, impresa edile, avrò sicuramente la banca dati dei miei committenti che vanno dalle pubbliche amministrazioni al signor Ciccio Pasticcio che mi chiede la via praticamente, per poi arrivare alla banca dati clienti, la banca dati, essendo un'azienda che ha clienti, è un dato fisso il mio. Oppure arrivare alla banca dati dipendenti, dove ovviamente gli operai mi conferiscono dei dati e nel momento in cui io assumo una persona gli faccio firmare l'informativa, nel senso che mi faccio autorizzare al trattamento dei suoi dati per la redazione della busta paga, per la comunicazione all'INPS e quant'altro, cioè tutti gli adempimenti che un datore di lavoro e quindi un titolare deve ottemperare su quel singolo dipendente. Quello che dobbiamo inserire non deve essere inteso come un elenco fine a se stesso, ma deve fornire tutte le informazioni necessarie a capire il valore di cosa trattiamo e anche l'estensione con il quale trattiamo i dati. Allora, io faccio quello che vi sto dicendo un po' una prefazione della logica con cui poi è concepito il software in realtà. Tant'è vero che poi successivamente vi renderete conto che quello che stiamo dicendo viene poi applicato praticamente dal programma, perché quando inserisco una banca dati, quindi inserisco un tipo di trattamento, non so, trattamento banca dati dipendenti, la normativa stabilisce che per quella banca dati devo chiarire determinati aspetti. Quali sono questi aspetti? Sicuramente la modalità, quindi la modalità di trattamento. Come vado io a trattare quei dati della mia banca dati dipendenti? E a corredo del software troverete degli archivi praticamente disponibili dove vengono proposte delle modalità. Come vado io praticamente? Un altro fattore oltre alla modalità è la comunicazione e diffusione dei dati. A chi comunico questi dati? Al consulente del lavoro, al commercialista, faccio una pubblicità, ho tutta una serie di possibilità di inserire praticamente delle tipologie di comunicazione. L'altro parametro, abbiamo detto modalità, abbiamo detto comunicazione e diffusione, c'è ancora categoria degli interessati. Cioè io per quella banca dati, e quindi il DPS, devo specificare
che quella banca dati tratta i dati di dipendenti che potrebbero essere persone fisiche, persone giuridiche, soggetti particolari. Quindi vado a specificare chi sono gli interessati di quella banca dati, ma non in termini di nome e cognome, Mario Rossi, Giuseppe Bianco, ma semplicemente come categorie. L'altro aspetto, abbiamo detto modalità, comunicazione e diffusione, categoria degli interessati, abbiamo ancora Albanita, aiutami, categoria interessati, comunicazione e diffusione, natura dei dati, esatto. E quindi la natura dei dati di che tipo sono, se sono sensibili, giudiziari o comuni. Quindi una volta definito il tipo di trattamento, nel DPS dobbiamo organizzare tutti gli interventi formativi. Quindi come concetti fondamentali, il DPS contiene il tipo di dati, per ogni banca dati questi parametri che abbiamo detto, e ancora gli interventi formativi. Ovviamente è necessario organizzare gli interventi per responsabilità e errori. Se ad esempio nel corso dell'anno viene assunto un nuovo incaricato, questo deve essere messo subito in corso capace di spiegare dimensioni e responsabilità. Ovviamente la formazione a chi la vada a fare? La vada a fare solo a chi è che tratta i dati, non al muratore che sta sul cantiere e che sale sul ponteggio. Essendo un trattamento di dati da privacy, farò la formazione esclusivamente a chi è che viene assunto con l'impegno di trattare determinate banche dati. Nel DPS sarà necessario elencare i terzi a cui si affidano i trattamenti, e questo è quello che dicevamo prima sul consulente del lavoro e il commercialista, e criteri che sono stati adottati per assicurare che i dati siano trattati in conformità del codice. È necessario infine segnalare quei dati per i quali si sono adottate delle tecniche di cifratura. Il codice obbliga ad utilizzare tali tecniche solo nel caso si trattino dati sulla salute e la vita sessuale degli interessati. Quindi parliamo di dati sensibili. Ovviamente determinati sistemi di elaborazione devono avere, nel momento in cui trattano dati sensibili, degli strumenti di crittografia, cioè in maniera che non siano visibili a chiunque accende il computer, c'ha la mia login e password e va nel database a vedere praticamente la situazione qual è. Le misure semplificate. Abbiamo detto alcune modalità applicative seguite soprattutto presso piccole imprese, e questo è quello che vi dicevo prima, ecco perché il DPS semplificato si orienta verso quelle piccole realtà che forse in passato si sono troppo adoperate per adeguarsi alla privacy, e quindi liberi professionisti e artigiani sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale. Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del codice. Va bene, andiamo avanti. A tali prassi conseguono adempimenti superflui, ed è quello che abbiamo detto poc'anzi. È possibile apportare ulteriori semplificazioni, in particolare per agevolare la corrente attività di gestione dello studio o dell'ente, in aggiunta a quelle già introdotte per legge, anche comunitaria, della materia, salvaguardando i diritti e la libertà fondamentale dei cittadini. Quindi, per tirare praticamente un punto, il DPS semplificato, come vedremo, quindi le misure semplificate per le piccole e medie imprese che hanno meno di 50 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, ed è in possesso del requisito di indipendenza, definito praticamente dalla normativa in essere. È definita media impresa, invece, quella che non si classifica come piccola, ovviamente, perché ha meno non di 50 ma di 250 dipendenti e ha diversi fatturati e bilanci. Quindi voglio dire, in questo praticamente il provvedimento del garante chiarisce dei paletti e quindi dice: benissimo, allora vuoi adottare la procedura semplificata se rientri in questi ambiti. Quindi se praticamente sei una piccola impresa, una media impresa, una grande azienda, lo devi andare a definire tu in base appunto al numero di dipendenti e ai fatturati dell'azienda. I soggetti che possono avvalersi della semplificazione sono quelli che, come dicevamo prima, utilizzano dati personali non sensibili o che trattano comunque unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto. Quindi questo è importante, perché molto spesso le aziende, effettuando le visite mediche, comunque trattano dati sensibili relativi al dipendente. Però il garante dice: a patto che, diciamo, tu non tratti altri dati sensibili
oltre ai dati delle visite dei tuoi dipendenti, potresti applicare la procedura semplificata. Ovviamente dati sensibili che sono stato di salute o di malattia, senza indicazione della relativa diagnosi, attenzione, perché la diagnosi ovviamente, essendo a cura del medico competente, è un qualcosa che va conservato dal datore di lavoro e dal medico competente stesso, ovvero dalla lesione organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. E questo, diciamo, è un altro dato particolarmente sensibile dei dipendenti. Trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso libero professionisti, artigiani e piccole e medie imprese. Quindi in realtà il consulente del lavoro, il contabile che effettua una pura gestione amministrativa e contabile, potrebbe anche lui fare il DPS semplificato, perché rientra in questa categoria. Nel vostro caso, praticamente, essendo studio tecnico di geometri, voi trattate dati che sono puramente comuni, se vogliamo vederli. Quindi praticamente l'anagrafica del committente, tutta più ci troviamo quando ci ha pagato, quando non ci ha pagato, se voleva pagare, se tiene le sospese in corso. Però voglio dire, anche voi nel vostro caso specifico, se rientrate in queste casistiche, potete ovviamente adottare un DPS semplificato, sempre con la remora di quello che ci siamo detti prima sull'aspetto poi di un'eventuale causa. Allora, per quanto riguarda le misure semplificate, ovviamente l'istruzione agli incaricati del trattamento è sicuramente una misura di sicurezza da adottare. Come dicevamo prima, la formazione e l'addestramento a come utilizzare i sistemi, quali sono le operazioni da poter fare o meno. Il sistema di autenticazione informatica, e sono appunto le credenziali di accesso, quindi per l'accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un codice per identificare chi accede ai dati, quindi username e password. L'username deve individuare in modo unico con una sola persona, evitando che soggetti diversi utilizzino codici identici. La password sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati. E poi va il discorso praticamente di cambiare la password ogni 3 mesi, conservarla, tutto il discorso è stato fatto in passato. Sul discorso degli accessi, c'è stato, diciamo, dal 15 dicembre dell'anno scorso una novità, nel senso che il garante ha detto, benissimo, allora abbiamo detto gli incaricati devono utilizzare le login e le password, l'incaricato deve stare attento perché la login e la password gli verrà data per i permessi lettura e scrittura, in modifica, tu non sei abilitato, quello non è abilitato, però in realtà l'amministratore chi lo controlla? Questo è il dubbio che possa essere garante. Perché effettivamente in quante aziende, scusami, dai un attimo la password dell'amministratore, devo fare un attimo, e la password dell'amministratore inizia a divulgarsi nell'ambito dell'azienda senza, diciamo, preoccuparsi poi di eventuali reati informatici. Quindi il garante ha detto, attenzione, il datore di lavoro con suo provvedimento deve controllare l'amministratore di sistema, manco se poi questo datore di lavoro fosse un grande informatico. Deve controllarlo e tra i diversi controlli che può applicare può utilizzare gli access log, cioè praticamente registrare gli accessi con la password di amministratore di sistema e verificare se sono state fatte particolari attività sui dati da parte o un abuso da parte dell'amministratore. Su questa cosa c'è stato, diciamo, si sollevano diverse difficoltà, un po' come avviene in Italia quando escono le nuove disposizioni. Non si è mai chiari fino in fondo, non ci si preoccupa sull'aspetto pratico operativo. E da un lato può essere positivo perché si incrementa l'attività lavorativa di determinati soggetti, dall'altro però è negativo perché poi non ci si preoccupa delle difficoltà vere e proprie che possono insorgere. Punto 1. Sicuramente la maggior parte delle volte il datore di lavoro, quindi il titolare, non è un informatico e quindi non sa né che sono i log, né che è un amministratore di sistema e né che sono gli accessi. Quindi controllare lui, un amministratore che si pensi abbia comunque una conoscenza informatica per gestire la rete, è un pochettino una sciocchezza. Quindi questa è può essere una prima problematica. Come si può risolvere questa problematica? Sicuramente molte aziende si sono rivolte a delle società qualificate e li hanno nominati amministratori di sistema, ovviamente pagandole, e quindi risulta essere sicuramente un costo aggiuntivo per l'azienda che ha una struttura in rete, quindi un flusso di dati nella sua rete, e deve ottemperare a quelli che sono gli adempimenti nell'ambito della privacy.
Quindi diciamo che questa situazione ha scaturito un bel po' di polemiche, anche perché all'amministratore sono state conferite diverse responsabilità di tipo anche penale. Di conseguenza l'amministratore di sistema dice: benissimo, io devo essere controllato dal datore di lavoro, ma io come controllo gli altri? Cioè, visto che sono passibili di responsabilità di eventuali manomissioni di dati elaborati da altri soggetti, come faccio io poi a garantirmi io la mia tutela? Ecco perché praticamente anche in questo i log possono essere d'aiuto, cioè nel senso che l'amministratore potrebbe anche avvalersi anche lui di registrazione, quindi di un controllo di accessi per garantirsi l'adempimento di determinate, diciamo, regole. Però questo è un argomento un pochettino delicato che ad oggi non è che sembra essere stato tanto chiarito. Però dobbiamo vedere un attimino come si evolve la situazione e capire un po' sicuramente come fare per tutelarsi in prima persona sia come datore di lavoro che come amministratore di sistema. I sistemi di autorizzazione. Allora, qualora sia necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito, possono essere assegnate agli incaricati ovviamente diverse autorizzazioni, che sono quelle che abbiamo visto un po' prima: lettura, scrittura, modifiche e quant'altro. Come altre misure di sicurezza abbiamo la manutenzione degli strumenti elettronici, la garanzia di avere un antivirus aggiornato, la garanzia praticamente di avere una rete aziendale intranet e internet efficiente. Ed ecco che qui praticamente è importante anche dal punto di vista della privacy l'utilizzo di una corretta infrastruttura hardware, perché in molti comuni, se vogliamo, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, c'è la difficoltà legata proprio al discorso di infrastruttura hardware, computer obsoleti, Windows e sistemi operativi dove non si può applicare la password perché sono troppo vecchi. Diciamo che dal dire e fare c'è chi mezzo il male, ovviamente non è una cosa molto... le problematiche possono insorgere, però è compito di chi è che redige il documento programmatico della sicurezza andare a prevedere quali devono essere le misure di sicurezza, e nel momento in cui, diciamo, ci dovesse essere una carenza di misure di sicurezza, prevedere delle azioni di miglioramento, un po' come si fa anche nell'ambito della sicurezza. Quindi, fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo, diciamo, invece del DPS, i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, e quindi in particolare liberi professionisti, artigiani e quant'altro, possono redigere, come abbiamo detto, un DPS semplificato. Allora, ovviamente il documento deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, ecco perché questa corsa ogni volta che è il mese di marzo da parte delle persone di affrettarsi ad aggiornare il documento, e un po' come avviene per tutti i documenti e per tutte le valutazioni dei rischi, non è il discorso di tenere il documento aggiornato o meno. Il fatto è che nel caso di un sopralluogo, se sul documento c'è scritto una cosa e in realtà operativamente ce n'è un'altra, l'ispettore se ne frega del documento. Ecco perché è un obbligo ed un vantaggio per il datore di lavoro, per il titolare del trattamento, aggiornare il documento per far sì di non trovarsi in difficoltà nel caso in cui avvenga un'ispezione o una verifica. Ed è lo stesso discorso dei POS, quando si va sui cantieri, dove praticamente molto spesso si tende, per motivi anche legati spesso o a trattamenti economici oppure praticamente a problemi di tempo, perché molto spesso la sicurezza viene sottovalutata. Io mi permetto di dire questo perché, operando anche io nel settore, mi rendo conto delle difficoltà che possono emergere. Però è importante, oggi i tempi sono cambiati, stiamo un po' più attenti, soprattutto noi professionisti, cerchiamo di tutelarci, perché le sanzioni sono davvero davvero pesanti. Molto spesso si sottovaluta il discorso del POS. Gli ispettorati si sono organizzati, fanno ispezione a tappeto praticamente, con l'entrata in vigore del decreto 81, con l'aggiornamento alla 106, i controlli si sono intensificati. Quindi, mentre questo è, diciamo, un dato di fatto che lo constatiamo noi come aziende, con quanto ci interfacciamo sia con professionisti del nord che con professionisti del sud, mentre al nord si sono organizzati, cioè nel senso che cose che noi molto spesso consideriamo complicate le fanno quotidianamente e si tutelano,
noi praticamente, come si dice dalle nostre parti, facciamo le feste, nel senso che ci becchiamo delle multe per delle sciocchezze, per un boss al quale ho cambiato solo la testata e l'ho portato nell'altro cantiere, per i copia e incolla da Word dove eventualmente ci stanno fasi lavorative inesistenti in quel cantiere, del tipo devo fare la copertura ma sto facendo uno scale di fondazione praticamente, probabilmente la copertura non la farò mai. Quindi gli ispettori sono diventati più esigenti, si guardano i documenti, se li leggono, le ASL praticamente studiano, di conseguenza è nostro doveroso impegno sia nei confronti dei lavoratori che praticamente svolgono delle attività nel cantiere, ma anche per tutelare noi stessi da queste sanzioni folli, cercare di prestare un po' di attenzione, ritagliarci un po' di tempo da dedicare all'aspetto sicurezza. Voi per i PIMUS, voi per i POST e voi per i PSC, praticamente, quando facciamo i coordinatori. Per quanto riguarda le sanzioni, che è il tasto dolente, anche in questo caso ovviamente ci sono delle sanzioni corpose, faccio giusto un breve flash, per omessa o inidonea informativa è ora prevista una sanzione tra i 6.000 e i 36.000 euro. Quindi ho detto tutto, nel senso che molto spesso, diciamo, tutti noi dimentichiamo di far firmare l'informativa al cliente quando ci dà mandato. E invece è importante, perché nel caso di un contenzioso può venire fuori che siamo stati inadempienti ai fini della privacy. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è farci firmare l'informativa, e vi dico quello che mi è stato consigliato da un vecchio architetto, diciamo una persona veramente molto saggia, mi diceva: ingegnere, se vi fate firmare la forma l'informativa, in realtà è come se vi facesse firmare il mandato. Quindi voglio dire, l'informativa si può girare anche a nostro vantaggio, perché facciamo impegnare il cliente che, come al suo solito, non ci dà nessun acconto quando ci dice: ingegnere, facciamo un progetto. E allora può essere un vantaggio anche per noi stessi spiegare questa informativa al momento dell'incarico e avere quando è una carta firmata che ci tuteli da poi una mancata svolgimento del lavoro. E questo voglio dire, ho detto tutto e non ho detto niente, no, qui ve lo dico e qui ve lo nego. Quindi diciamo che le sanzioni sono pesanti, mentre per chi cede ovviamente date violazioni di legge, questo è ovvio, parliamo di sanzioni tra i 10.000 e i 60.000 euro. Può sembrare qualcosa praticamente lontano dalla nostra mentalità, però pensate a società, vedo che il fatto dell'incarico è piaciuto, hanno dato un po' di consiglio. E diciamo che la sanzione, quindi la violazione legata alla comunicazione dei dati non autorizzata, è una violazione praticamente pesante e non è una cosa lontana, in quanto molte società, per svolgere attività di marketing, per svolgere attività di comunicazione, per chiamarci sul cellulare e dirci: è uscita l'offerta signora, è interessata, fanno anche abuso di queste cose. Molto spesso infatti mi è capitato di ricevere delle chiamate da società alle quali io non avevo mai dato i miei dati personali, e quindi questo è un problema da un punto di vista della privacy che si sta sentendo molto anche proprio nella quotidianità delle persone. Quindi concludo praticamente col quadro sanzionatorio e passo la parola, diciamo, immediatamente al dottor Albanese, che se non ci sono domande o qualcuno, diciamo, vuole chiedere qualcosa, iniziamo subito con l'illustrazione del software. Un attimo di silenzio per cortesia. Collaborazioni tra tecnici. Sì. Come vengono saltate? In che senso? Un tecnico azzurro con un altro studio. Allora, praticamente lo studio, se lei viene a contatto di dati dello studio dell'altro collaboratore, è normale che lo studio che le ha dato mandato la deve nominare come incaricato, come prima cosa. Quindi deve esserci una nomina di incaricato che va anche menzionata all'interno del DPS di quello studio, dello studio, esatto. Però in più il praticamente tecnico che le dà mandato e gli chiede la collaborazione, quando fa firmare l'informativa ai suoi clienti, deve specificare nell'informativa che tra le possibili comunicazioni e diffusioni, come dicevamo prima, c'è il passato a comunicazione di dati a collaboratori, a terzi.
a consulenti esterni. Quindi poi è chiaro che lei, a seconda se quei dati li va a trattare con gli strumenti elettronici del suo collaboratore, il suo praticamente di chi l'ha domandato, è un incaricato. Se poi, come dicevamo prima, quei dati se li prende e li tratta nel suo studio, allora diventa titolare e quindi deve essere nominato in qualità di titolare. È un po' la stessa cosa del mandato dell'azienda al consulente del lavoro, la potete inquadrare così. Allora, se non ci sono altre domande, io passerei subito alla dimostrazione del software, così mi fate, mi chiarite anche un pochettino da un punto di vista pratico che cosa ho detto prima adesso. Allora, dottor Albanese, a voi la parola. Buonasera. Allora, sulla prima schermata, in un modo molto semplice, vediamo le funzionalità che ci ritroviamo sulla pagina iniziale. Abbiamo una presentazione interattiva, un mini corso multimediale legato alla formazione, in cui ci stanno delle spiegazioni legato all'allegato B del decreto, un glossario della privacy e un giochino che mettiamo in quasi tutti i nostri software, che è un quiz game con delle domande e risposte, le esamina qui in modo da poter rilevare le giuste risposte e quindi imparare giocando. Dopo aver visto questo, facciamo un esempio pratico. Creeremo un DPS per uno studio tecnico, quindi nuova azienda. Io la parte che riguarda la descrizione dei dati ci vado velocemente, perché significa inserire nome, cognome, eccetera, quindi la facciamo molto velocemente. Allora, quello che dobbiamo seguire è il menu che sta sulla destra, quindi attività, sede legale, descrizione, soggetti, rappresentante legale, titolare, sedi e riepilogo nomine. Nella prima fase, sulle attività, noi inseriremo le ragioni sociali. Io lo compilo proprio insieme a voi in modo da farvi vedere com'è veloce. Allora, studio tecnico, facciamo proprio una cosa insieme. Il rappresentante legale dello studio, facciamo un esempio, geometra cuciniero, visto che si chiama Avellino. Lettere di Avellino. Settore produttivo, studio tecnico professionale. Ok. Il codice fiscale e la partita IVA. Il numero degli incaricati all'interno della società. Facciamo un esempio 3. Nello studio tecnico ci sono 3 persone che trattano i dati. Nella seconda schermata, qua vado velocemente perché è una compilazione vera e propria di dati, ci sta l'indirizzo, quindi la via, ci sarà la città, in questo caso Avellino, il telefono, l'email, eccetera. Una breve descrizione dello studio, che cosa trattiamo, insomma cosa facciamo come studio, e l'inserimento dei soggetti. Questa è una prima fase importante. Io vado a creare un nuovo soggetto, come diceva prima l'ingegnere Sacarese, mi divide già in soggetti interni e soggetti esterni. I soggetti interni, la prima cosa, il ruolo aziendale. Qua inizieremo a vedere come è facile redigere nel caso di questo software. Voi non dovete avere una conoscenza così approfondita della materia, sarà il software che tramite i cosiddetti archivi di base vi aiuterà a compilare quello che richiede. Ruoli aziendali, io mi collego direttamente agli archivi di base, lui mi darà una serie di elenco dei ruoli aziendali. Se non sono presenti all'interno, io ho la possibilità di aggiungere dei nuovi. Quindi facciamo un esempio tecnico. Il cognome della persona, Marino, il nome Mario. Il reparto, in questo caso facciamo amministrazione, e la mansione che svolge all'interno dello studio. Faccio aggiungi, così lo salvo. Poi vado a creare, che cosa? Per fare un esempio, un soggetto esterno. Facciamo un esempio, uno studio di commercialista che ci segue le pratiche. Quindi mettiamo il nome, SRL, l'attività esternalizzata, lui mi suggerisce commercialista,
la modalità di conferimento delle deleghe, cioè questa delega come è stata data, facciamo scritta nel contratto di consulenza, la modalità di comunicazione è stata fatta tramite lettere, tramite telefono, e poi la tipologia di incarico assegnata al soggetto esterno. Come vedete, il software ce ne individua 4: il cotitolare, l'incaricato esterno, il responsabile o il titolare. In questo caso facciamo un esempio, un incaricato esterno. Faccio aggiungi e lo vado a salvare. Quindi ho nominato un soggetto interno e un soggetto esterno. Possiamo andare avanti. L'inserimento del rappresentante legale. Io direttamente da software mi vado ad agganciare al database dove ho creato prima dell'elenco soggetti. Facciamo finta che è Marino Mario. Compilo tutti i dati con la data di nascita, il codice fiscale, e vado ad individuare la prima persona importante, il titolare del trattamento. Se è una persona fisica, io la devo scrivere con nome e cognome; se è una persona giuridica, la posso prelevare direttamente dai dati che ho inserito precedentemente come studio tecnico. La tipologia del titolare, mettiamo un esempio, società... studio tecnico, se non c'è me lo scrivo, studio tecnico. Quello che vedete sotto è l'obbligo di notifica al garante. Nel caso del vostro studio, diciamo che si presuppongono dei dati comuni, quindi non avete obbligo di notifica, quindi setterete no, no e no. La stessa cosa riguarda in caso di autorizzazioni che non sono standard. Nel caso di uno studio tecnico, normalmente non ci dovrebbero essere autorizzazioni particolari. Andiamo alla fase successiva, in cui io vado a creare la struttura. In automatico il software con il tasto destro ci crea la struttura, e di nuovo con il tasto destro andrà a creare tutto quello che dovremmo compilare successivamente: i trattamenti, le misure di sicurezza e le banche dati. Facciamo un esempio di struttura, non lo so, via Roma, gli mettiamo il nome, cliccandoci due volte sopra si aprirà la descrizione dell'ufficio, in cui faremo una breve descrizione dell'ufficio, se il tipo di accesso è consentito al pubblico, se esiste una chiusura, cioè se c'è un sistema di incendio, cioè se c'è un sistema di allarme, se ci stanno finestre, armadi o qualunque altra cosa. Questo è facilmente compilabile. Andiamo avanti. Questa è la prima parte importante. Noi dovremmo iniziare a creare un nuovo trattamento. Tasto destro, nuovo trattamento. Clicco due volte sopra. In automatico, quello che vediamo come nuovo trattamento non è nient'altro quello che diceva prima l'ingegnere Sagarese, che è la finalità del trattamento. Il software ci viene in aiuto. Cliccando sulla cartellina gialla, in automatico mi dà tutte le finalità di trattamento possibile. Come ho detto già prima, se non è presente nell'elenco gliela potete aggiungere voi. Facciamo un esempio di gestione della clientela, un esempio relativo al vostro studio tecnico. Il responsabile del trattamento in questo caso è Marino Mario. Poi dovremmo dire, per questo trattamento, la natura, la categoria interessata, la modalità e la comunicazione. Allora, natura, stessa situazione, cartellina con importazione dagli archivi di base, lui già me li divide in comuni, sensibili e giudiziari. Facendo l'esempio vostro, come studio tecnico, i dati si presuppongono che saranno dati comuni, quindi sceglieremo che cosa? Codice fiscale e altri numeri di identificazione, nominativi, indirizzi o qualunque altra cosa, oppure lavoro, occupazione, curriculum, eccetera. Successivamente vado sulle categorie interessate, ho l'elenco delle categorie a cui sono interessati i trattamenti, quindi cosa sono? Saranno clienti e utenti, possiamo mettere commercianti, imprenditori, soggetti organismi pubblici, li scegliamo comunque sull'elenco che noi vediamo a disposizione. Su questa schermata c'è la possibilità di inserire che cosa? La modalità con cui avviene il conferimento dell'informativa e se esiste o meno il consenso, che me lo vado a spuntare. Successivamente, tra le modalità, sempre con lo stesso metodo, vado a prelevare che cosa? Come io ho ricevuto questi dati? Quindi avviene in che modo? La raccolta dati mediante schede, la registrazione su supporto cartaceo o su supporto magnetico. Chiudo e vado avanti.
va all'ultima fase che riguarda la comunicazione. In questo caso significa, noi questi dati come li comunichiamo verso l'esterno? E qua c'è un elenco, facciamo un esempio, l'esempio che diceva prima il Signore, quindi a consulenti o liberi professionisti, a società ed imprese, ad enti pubblici non economici e via di seguito. Dopo aver compilato il trattamento possiamo chiuderlo e andiamo nella fase importante, che sono le misure di sicurezza. Cliccandoci sopra, prelevando dagli archivi di base, io ho le misure di sicurezza già divise in fisiche, logiche e organizzative. Le misure di tipo fisiche sono, nel caso di uno studio tecnico, facciamo un esempio, ci saranno custodia in classificatori ed armadi, accesso e ingresso controllato dove ha luogo il trattamento, continuità dell'alimentazione elettrica, la custodia in armadi blindati o ignifughi, il dispositivo antincendio e la custodia per i supporti di backup. La seconda riguarda le misure tipologiche, cioè praticamente quelle informatiche, quindi la protezione col firewall, l'istruzione, la rilevazione, il backup a meno settimanali, e nella terza fase vediamo quello di tipo organizzative, l'assegnazione degli incarichi. Queste sono l'esempio delle misure tipiche di sicurezza che uno studio tecnico per geometri dovrebbe mettere in modo tale da poter proteggere i propri dati. Quindi ho scelto in questo momento le mie misure di sicurezza. Dopo aver fatto questo, quello che devo fare è solo delimitare le banche dati. Quindi io vado a dire, tasto destro, nuova banca dati, ci clicco due volte sopra e in automatico il software mi dovrà far scegliere che cosa, se sono strumenti elettronici o non elettronici. In questo caso noi diciamo che sono degli strumenti elettronici, quindi elettronici, accesso al progetto con password, l'incaricato della custodia password, la frequenza di aggiornamento delle password, l'antivirus che utilizziamo sul computer, l'incaricato alla manutenzione del sistema chi è, se ci sono o meno delle connessioni, LAN, internet per esempio, la nomina dell'amministratore del sistema, non è il caso vostro sicuramente, quindi andiamo avanti, l'inserimento delle misure di sicurezza relativi a questa banca dati. Quindi noi cosa faremo? Il software già in automatico, quando cliccheremo sulle misure relative alle aree, alle strutture e agli ambienti, tirerà fuori solo quelle fisiche che abbiamo scelte prima. Siccome sono banche dati di tipo elettronico, evidentemente non posso selezionare la custodia in classificatore d'armadi, ma dovrò dire di accesso e ingresso controllato, la continuità dell'alimentazione elettrica, dispositivi antincendio, custodia dei supporti in backup in contenitori sigillati. Nelle misure logiche, quindi relative alle problematiche di tipo informatico, il software, prelevando dalle misure di sicurezza che abbiamo scelto precedentemente, ci dirà evidentemente che cosa dobbiamo scegliere, evidentemente in questo caso tutte e tre, cioè il firewall, le istruzioni e il backup. Nella terza fase, cioè le misure di sicurezza organizzative, quelle legate agli operatori, noi avevamo scelto solo l'assegnazione degli incarichi. Successivamente passiamo al salvataggio e ripristino, quindi la frequenza di backup tipo mensile, il supporto ad esempio su un DVD, quante copie vengono effettuate, l'incaricato al ripristino dei dati, in questo caso sarà sempre Marino Mario, che è l'unico che c'è, l'incaricato al salvataggio, i luoghi della custodia delle copie, quindi metteremo, non so, armadio, armadio ufficio o qualunque altra cosa, e dovrò dire per queste persone, in questo caso solo l'unica persona, l'unico soggetto, Marino Mario, che diritti ha, cioè che cosa può fare su quella banca dati. C'è un elenco, io devo selezionarlo, cioè posso dire può solo raccogliere e registrare i dati, oppure può raccogliere, registrare e cancellare i dati, o comunque selezionare all'interno di questa checklist
quali sono le cose che il singolo soggetto può fare. Nell'ultima fase io vado a selezionare il soggetto e a questo gli vado ad agganciare che cosa? Il trattamento e l'incaricato, in questo caso che è la gestione della clientela. Dopo aver fatto questo, io praticamente ho finito, perché sarà il software in automatico, tramite un suo motore interno, a fare che cosa? L'analisi dei rischi e la stampa e l'incrocio delle varie possibilità che ci stanno all'interno di un TPS. Vi faccio un esempio veloce e pratico, cioè analisi dei rischi, lui in automatico già mi ha messo che cosa? Per questo evento ci stanno queste misure di sicurezza, per questo evento c'è questa misura di sicurezza, per questo evento c'è questa misura di sicurezza. Cioè voi non avete fatto l'analisi dei rischi, è stato il software a fare l'analisi dei rischi. Voi avete inserito solo dei dati tramite gli archivi di base, selezionando evidentemente i dati giusti. Cioè, nel senso, avete detto queste sono le misure di sicurezza, il software in automatico vi analizza i rischi possibili, sia per quanto riguarda gli eventi relativi al contesto ambientale, sia per quanto riguarda gli strumenti di tipo informatici, sia per quanto riguarda gli eventi relativi ai comportamenti degli organizzazioni. Dopo di questo c'è un'ultima parte che riguarda la formazione. Come sappiamo, la formazione è obbligatoria sia nel campo di mansioni che di nuovi soggetti, insomma, che tratteranno i dati. Quindi io ho la possibilità di creare un piano di formazione e gestirlo direttamente dal software. Dopo aver fatto tutto questo, io non devo fare nient'altro che stampare. Il software mi dà la possibilità di stampare che cosa? Tutta una serie di cose che possono essere evidentemente necessarie o meno, questa è una scelta che dovete fare voi. Evidentemente qui posso stampare un TPS completo, un TPS semplificato, la delega al trattamento dati conferiti a terzi, l'informativa ai dipendenti, l'informativa agli interessati, la nomina dell'amministratore di sistema, la nomina all'incaricato del trattamento o l'autocertificazione, cioè tutte quelle possibilità che prima l'ingegnere Sagrete diceva che erano possibili per quanto riguarda il documento programmatico della sicurezza. In questo caso facciamo un esempio di stampa del DPS completo. Io ci clicco sopra, gli do un nome, faccio componi, ah giustamente, devo salvare prima il lavoro. Dopo aver salvato, faccio TPS completo, compone. Allora, noi in tutti i software non utilizziamo Office, cioè abbiamo un nostro editor interno che è come Word a tutti gli effetti, già licenziato da noi praticamente, quindi voi non avete la necessità di avere sul vostro PC Office per poter stampare. Questo capita molto spesso, soprattutto negli enti pubblici, dove hanno open office, delle difficoltà, ci sono dei problemi. Con i nostri software non c'è la necessità di avere un editor a pagamento, è direttamente il software che vi fornisce l'editor interno. Quindi, quando io ho finito la composizione, la lancio e quello che vedete è il nostro office, il nostro editor, che vi dà la possibilità di esportare in qualunque formato voi volete, di stampare direttamente evidentemente o di esportare in RTF, in DOC, in DOCX, in PDF, in TXT, come volete voi. Vi fa l'esportazione, quindi ve la potete poi salvare direttamente ad esempio sul desktop, ad esempio salviamo in formato DOCX, cioè di Office 2007. Questo che noi stiamo vedendo è il DPS completo che abbiamo redatto. Come vedete, il DPS nella prima parte, questo lo andiamo velocemente perché sennò diventa noiosissimo, ci sta praticamente tutti i dati che noi abbiamo inserito all'interno del software, compresa di che cosa? Dell'analisi dei rischi e della gestione completa del documento fatto in modo automatizzato da parte del software. Come vediamo, facciamo un esempio su questo, l'archivio dato elettronico, carino Mario, le finalità,
la gestione della clientela, i dati trattati, raccolta, registrazione, utilizzo, le connessioni presenti, i backup, l'invio dati all'esterno, le misure di sicurezza adottate sulla singola banca dati, le categorie a cui si riferiscono le informative. C'è il mansionario, in modo che sappiamo per ogni soggetto che cosa deve fare, la denominazione, il reparto, quale banca dati può gestire, qual è il trattamento, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a questa che è l'analisi dei rischi. Questa analisi dei rischi che voi vedete qua me l'ha fatta in automatico il software. Cioè voi avete solo inserito le misure, scelto le misure di sicurezza sopra, è stato il software a tirar fuori le misure di sicurezza per contrastare i possibili rischi. Dopo aver fatto questo ti regalano i salvataggi, il ripristino, la possibilità, gli allegati operativi e quindi la firma finale. Volevo fare un appunto solo su una cosa, quello che diceva prima l'ingegnere Sacarese, la data certa. La data certa, c'è qualche studio, qualche tecnico, qualche avvocato che dice che bisogna metterlo, altri dicono che non bisogna metterlo. Io preferisco che venga inviato, comunque stampato ed inviato tramite posta elettronica certificata, è gratuita e si può fare tranquillamente, in modo tale da evitare problemi. Oppure si va alla posta, si mette il classico bollino con il timbro, insomma, anche se non c'è una certezza che ci voglia questa benedetta data certa, visto che il costo praticamente è zero facendolo con una PEC, e quindi penso che ne avete sicuramente a disposizione all'interno dello studio, ve lo spedite tramite la PEC in modo da dare data certa al documento e alla fine noi dobbiamo mettere la firma e entregare il rappresentante. Dopo di questo facciamo un esempio di informativa agli interessati. Allora, questa è una cosa importante, questa benedetta informativa agli interessati è quella informativa che prima diceva l'ingegnere che vi dovete far firmare. Cioè, io gli metto il titolo, gli do l'informativa, gli do un titolo, li seleziono tutti, gli faccio la composizione. Facciamo un esempio, io ho scelto clienti e utenti, lui mi ha creato questa benedetta informativa in cui dice gentile eccetera eccetera, ai sensi dell'articolo 13 della legge le informiamo che il trattamento ha le seguenti finalità, la gestione della clientela, il trattamento è stato effettuato con queste modalità, supporto magnetico, supporto cartaceo eccetera, e utilizziamo strumenti per la comunicazione via email con abbiamo il firewall, c'è cioè il backup, e i dati saranno comunicati a questi tre soggetti, il titolare dei dati è lo studio tecnico, perché noi abbiamo scelto questo, c'è la firma del titolare e la firma del responsabile del trattamento, e ci sta sotto l'articolo 7 che è il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti. Questa è l'informativa praticamente che bisogna farsi per firmare, insomma, in caso di clienti, utenti. La stessa cosa avverrà in caso di, noi ho scelto commerciali, imprenditori, soggetti pubblici, in cui voi andate in contatto. L'altra stampa importante è la nomina dell'incaricato al trattamento. Questa nomina praticamente è la nomina per, tradotto a soldoni, per utilizzare la banca dati. Cioè l'incaricato che deve utilizzare la banca dati. In questo caso c'è un solo soggetto che è Marino Mario, lo andiamo ad aprire e come dice qua il signor Marino Mario qua è incaricato al trattamento dei dati di cui lo studio tecnico è titolare nei modi e nelle forme di seguito specificate. Ci sta che cosa? C'è tutta la mansione con le istruzioni allegate, cioè Marino Mario è un tecnico di questo reparto, l'elenco delle banche dati di Marino Mario a cui è incaricato e l'informativa è necessaria allo svolgimento, cliente utenti, commerciali eccetera eccetera. Quindi questa qua che va firmata e va data all'incaricato, evidentemente va fatta firmare l'incaricato, è la nomina dell'incaricato al trattamento dei dati. Dopo di questo ci stanno una serie di stampe, io li chiamo di opzione, che sono la delega al trattamento dei dati conferita a terzi o in questo caso la nomina dell'amministratore di sistema, che nel caso vostro di uno studio tecnico non c'è, perché diciamo, le finalità
e i dati che voi trattate sono per lo più amministrativo-contabili. Praticamente, oltre questo, la cosa importante, all'interno del software c'è una gestione degli appuntamenti, che è una sorta di Outlook che vi fa segnare le scadenze, in cui ho la possibilità di fare che cosa? Di gestire con il software la scadenza della mansione o segnare un appuntamento, un pagamento che una persona non mi ha pagata. Quindi praticamente è una sorta di scadenziario che mi serve per poter gestire la pratica con efficienza. Io solo una cosa, se qualcuno di voi ha delle perplessità su quello che ho fatto vedere, ha delle domande, è chiaro, insomma, penso che sia abbastanza semplice, insomma, da... Nell'eventualità nel corso dei mesi fino al raggiungimento quindi dell'anno solare mi rendo conto che ci sono delle variazioni rispetto a quello che avevo fatto del mio GPS. Che devo fare? Allora, praticamente la situazione è questa, è un po' come pure il documento di valutazione di rischi. Al cambio della mansione o al cambio del soggetto io devo fare la revisione, insomma devo revisionare e devo rincaricarlo. Praticamente io non devo fare nient'altro che questo. E adesso lo salvo, il lavoro che abbiamo fatto. Facciamo finta che sono passati 8 mesi, io lo riapro, devo andare sul soggetto e modificarlo. Oppure cancellarlo e riscrivere un nuovo soggetto e fare di nuovo la revisione del documento programmatico della sicurezza e l'incarico di nuovo alla nuova persona che verrà praticamente incaricata. Le procedure sono un po' le stesse di quelle che avvengono per quanto riguarda le documentazioni in Italia, sono sempre lo stesso modo, cambio di mansione, cambio del soggetto e quindi revisione del documento. Però all'inizio ci sarà revisione. Sì, no, e qua lo faccio vedere. Nella stampa del DPS, oltretutto il software se ne accorge se voi l'avete già stampato o meno, vi ha detto voi sovrascriverlo. Nella stampa del DPS c'è quest'area qua che riguarda proprio la data, la revisione e la firma. Sulla revisione evidentemente scriverete la revisione con il numero di protocollo successivo con cui la potete gestire. Evidentemente, insomma, la cosa fondamentale è tenere le carte a posto. Cioè, il problema di fondo è che se mi trovano senza il documento, io dico, mi fanno una pancia di scarpe, insomma, ma pesante. Se tenete però almeno il documento, poi si può trovare il concordato. Purtroppo la situazione è questa, perché se non c'è il documento, là scatta la sanzione di tipo anche penale. Mentre in caso avete il documento si tratta di sanzioni di tipo amministrative, cioè la differenza è questa un po', è notevole. Poi una volta che uno ha il documento a disposizione si possono trovare le maniere, insomma le giuste, si può comunque giustificare sulla cosa, ma nel momento in cui io non ho proprio redatto il documento e mi succede qualcosa, evidentemente io ho dei problemi. Guardate che la stessa situazione che discutevamo prima con lei prima, la stessa situazione con il web, cioè i siti web devono avere l'informativa online in cui teoricamente voi quando accedete accettate. Questo è un po' il discorso. È una cosa che secondo me, io parlando soprattutto con i clienti, diciamo che forse è qualcosa più sentito al nord che qua. Qua forse abbiamo più bisogno che arrivano i controlli affinché ci muoviamo, non lo so, forse qualcosa del genere. Loro sono molto in tensione perché il rischio di controlli da parte della guardia di finanza, perché il problema è quello. Chi è che controlla il DPS? È la guardia di finanza. Quindi diciamo che potrebbero venire da voi a dire mi servono i libri contabili, poi vi trovo tutto a posto, ci fate vedere il DPS. Il problema è se vengono per il DPS. E se poi trovano i libri contabili.
una curiosità, se avessi dovuto fare vincere questo documento nel 2005 non l'ho fatto. No, oggi? No, non succede nulla, perché lo dovete tenere. Il problema è di tenerlo. Quindi se entro il 31 marzo io lo redico. Io lo redico, io lo devo tenere a posto. Ma se non fa niente, se io guardo. No, non è retroattivo. Però il documento deve essere presente. Il problema è il 31 marzo ci deve essere. Ma il problema è proprio questo, è che la data è questa benedetta data, un po' come è stato anche con il DFR, è la benedetta data del 31 marzo. Come facciamo a certificare? Allora, il problema è, se la data è del 31 marzo, allora la data certa ci deve stare, perché sennò io lo posso pure redigere il 5 di aprile. E allora, affinché questo sia certo, si presuppone, perché poi questo è il problema, di meglio che io mi sparo una bella pecca sulla web tramite mail, almeno c'ho la data certa che l'ho fatta in data antecedente al 31 marzo. Io almeno, perché poi queste cose è una questione di sensibilità, cioè nel senso io penso che questo dovrebbe essere la cosa, perché c'è una sanzione che non l'ha fatto il 31. No, non c'è nessuna sanzione dal punto di vista, il problema è sempre quello. Non è una sanzione al tempo, è una sanzione legata al fatto che ce l'hai o non ce l'hai il PS. Se il primo aprile vengono, non me lo trovano. Se il primo aprile vengono, non te lo trovano. Se vengono al marzo, mi trovano un documento che non ho fatto. Rispondo anche a me. Questo obbligo del DPS è stato introdotto con il decreto legislativo 196 del 2003, quindi si dà per scontato che già noi siamo adempienti, cioè nel senso il DPS lo dovremmo già avere. Quindi che poi entro il 31 marzo vada aggiornato, dopo al signore diamo un bonus sul software perché sta facendo un sacco di domande, quindi no, se non ci sono variazioni. Allora, io suggerisco anche questo, se non ci sono variazioni basta allegare al DPS una dichiarazione dove si dice rispetto all'anno precedente non è cambiato niente, pertanto e ve lo rinviate tramite mail con la data mail del timbro postale. La cosa importante è che quello che sia scritto nel documento sia effettivamente applicato nello studio, cioè se io scrivo che come misura di sicurezza c'ho l'antivirus e poi mi controllano il computer e l'antivirus non c'è e c'è la pendrive col virus coniglietto e quant'altro sopra, voglio dire, è lì il problema, al di là del fatto se c'è o non c'è, ci deve stare, punto, perché è già un obbligo di legge. Quando uscì il decreto fu dato un periodo di transizione, ma oggi ci deve essere il DPS. Poi se non è aggiornato è un altro punto, e poi voglio dire, il discorso della data certa va a tutelare un attimino quella che sono le scadenze, però l'importante è che rispecchi la situazione dello studio. Però c'è pure il fatto che io entro il 31 marzo, nel senso che io se creo una nuova società lo devo fare entro il 31 marzo, però questo non significa che negli anni precedenti non l'avevo fatto, però sicuramente la cosa migliore da fare è che bisogna aggiornarlo entro una certa data, nel senso che allora se c'è un cambio di soggetto o di mansione io devo revisionare il documento, questo penso che non ci preoccupo. Per esempio, scusa, rispondendo al signore, se lei ha ricevuto l'incarico oggi di collaborazione, ovviamente a meno che non era il Mago Terma, il suo collaboratore non sapeva a priori quando l'ha fatto il documento che gli avrebbe dato l'incarico, quindi ovviamente deve redigere, cioè deve fare un aggiornamento al suo documento se non aveva previsto che i dati li poteva trasmettere a un altro professionista. È in continua evoluzione, comunque è una cosa che bisognerebbe usare durante l'anno, ma la stessa cosa è il documento valutazione rischi. Non è che lo facciamo, rimane là e poi se ne parla l'anno dopo. È un po' questa la cosa, secondo me. C'è qualche altra domanda? Sì. Una cosa, ma la data tu facevi prima, anche alla firma di te. Questo per il DQR però. Ma per questo cosa certa? Allora, su questo praticamente il decreto 196 del 2003 stabilisce che va inserita la data certa sul documento. Come, esatto, dove per data certa si considera o il timbro postale o praticamente la PEC o l'atto notarile, praticamente andare dal notario. Io ho una cara amica notaio, per esempio, che mi diceva che secondo la sua logica è abbastanza, poi ognuno tira l'acqua al suo mulino, secondo la sua logica l'unico strumento per certificare la data
questo atto notarile, però in realtà poi è stato chiarito che anche la PEC ha la sua valenza. Ma sulla PEC voi siete obbligati, cioè sulla PEC con la normativa come è adesso voi come studio dovreste tenere la PEC da novembre, ma penso che l'avete tutti, no? E poi non so, forse pure l'ordine doveva fare qualcosa, cioè, quindi comunque voi da questo punto di vista insomma state a posto, tenete la PEC. Quello che dicevo io direttamente alle firme era per il DQR, no è stato esplicitamente chiarito col 106, col decreto correttivo. C'è qualche altra domanda? Prego. Un'azienda? A me faccio un giorno. Sì. Lo fa tipo a marzo, se lo vuole fare a giugno. Va bene, cioè non è retrattivo il discorso, è andata bene fino ad oggi, quello è il concetto, perché non ha avuto controlli. Però è chiaro che se vuole tutelarsi ed evitare di andare alla fortuna, conviene che lo faccia. Ecco, se lo fa il 31 marzo è ancora meglio. Così prende la data certa del 31 marzo e dice che praticamente quella è una revisione dei documenti precedenti. Qualcun altro? Allora, scusatemi un attimino, aspetta un attimo. Io volevo capire se c'era qualche altra domanda, richiesta anche sul software, sulla normativa. Mi fa piacere che abbiamo suscitato interesse, questo è stato. Allora, a questo punto consentitemi un attimo. Chiedo scusa. Allora, ovviamente è obbligatorio da parte mia fare un po' anche il commerciale, visto che mi hanno abbandonato i colleghi. Mi diceva appunto il collega che in occasione di questo convegno, perché ovviamente tutto è bello, tutto vale, però quanto costa? Allora, noi di solito privacy lo vendiamo in diverse soluzioni, nella soluzione monoaziendale, nel senso che vi consente di redigere un solo DPS, quindi per il vostro studio. No. Una sola azienda. Poi il DPS ne potete fare quanti volete, giusto, giusto. Quindi per una sola azienda, per il vostro studio, potete farvi DQR, revisioni, nomine, informative e quant'altro. Oppure versione fino a 5 aziende, 10 aziende, multiaziendale, diciamo come ritenete opportuno. Una cosa, nessuno vieta, perché questa è la domanda l'altra volta, l'altro convegno. Nessuno vieta che voi potete fare DPS a terzi, cioè nel senso che non esiste una categoria, cioè non è come l'RSPP, insomma, cioè nessuno vieta voi come geometri a fare i DPS conto terzi, e siccome su questa materia c'è ancora spazio di tipo commerciale, nel senso che non ci stanno delle figure professionali adeguate, chi sta facendo un grosso business sono gli amministratori di sistema, che qua ne vedo qualcuno, ma per altri tipi di discorsi, discorsi molto più complessi, dove ci stanno delle responsabilità penali e civili, per il discorso vostro di fare il DPS, voi in quanto giovane potreste tranquillamente redigere il DPS per terzi, non c'è nessun limite. Questa è una cosa importante, che l'altra volta mi era stato domandato fuori dal convegno. Voi potete fare i documenti programmati per la sicurezza per altre aziende. Esatto. Infatti, proprio quello che volevo dire, che il privacy diventa uno strumento valido per applicare la privacy nel vostro studio. Praticamente, per effettuare un servizio aggiuntivo al cliente, potrebbe essere un'altra attività professionale che potete svolgere. E tenete conto che comunque anche i pagamenti, il mio direttore dice che sono venale, perché io giro sempre il coltello della piaga, però anche a livello di pagamenti un DPS viene ben pagato, parliamo dei 400-500 euro, fino ad arrivare anche lì. Dipende dalle realtà praticamente aziendali, io lo faccio apposta per svegliarmi un po'. Quando si parla di soldi tutti si accende il fuoco. Allora, un altro aspetto praticamente potrebbe essere quello di dare un contributo a chi se ne occupa nell'ambito della propria area di appartenenza.
competenza a redigere appunto il DPS, perché anche gli enti pubblici sono tenuti alla redazione del DPS. Allora, come dicevo prima appunto, il software costa in versione monolicenza 340 euro, correggetemi se sbaglio, sembro Vanna Marchi, però in occasione di questo convegno ve lo proponiamo, ci vogliamo rovinare, a soli 99 euro, comprensivo di pendrive da 2 giga e costo privacy base, e con questo ci siamo rovinati praticamente. Niente, a parte gli scherzi, in occasione di questo convegno abbiamo voluto fare un'offerta sostanziale appunto per omaggiare il presidente che è stato così disponibile, il vostro ordine che è così attivo. Allora, il 15% riguarda l'acquisto di altri applicativi software, quindi tutti gli altri pacchetti software a cui voi possiate essere interessati, in occasione di questo convegno usufruite dello sconto del 15%. Però ripeto, se vi dovesse interessare l'applicativo, io vi consiglio di prenotarlo quantomeno in occasione di questo evento, visto che è un'offerta dedicata solo a questa occasione. Allora, penso che sul discorso privacy, ripeto, se il signore non ha altre domande da fare, possiamo andare avanti. Se non avete altre domande da fare, possiamo andare avanti. Perfetto. Per voi 89, la 10 euro ce la metto io e vi comprate il software. No, a parte scherzi, mi fa piacere perché vedo che è una platea simpatica, partecipe, a noi questo fa piacere, perché l'obiettivo dei nostri convegni è quello non di porci da semplici relatori, ma di coinvolgere le persone e far sì che alla fine dell'evento abbiano acquisito almeno qualcosa da quello che abbiamo voluto cercare di comunicare. Io con piacere, e vi dico con piacere perché oltre ad essere una collega e una validissima professionista, passo la parola all'ingegnere Ruggiero, che vi illustrerà praticamente nello specifico un'applicazione pratica di POS e di PSC, che è un altro praticamente argomento molto scottante nell'ambito vostro operativo. Come dicevamo, il decreto 81 ha unificato quelle che sono le normative nell'ambito della sicurezza. Prima avevamo la famosissima e tanto rimpianto purtroppo, tanto dimenticata 494, c'era la 626 per i luoghi di lavoro. Dal 9 aprile del 2008 è entrato in vigore il decreto 81, che praticamente è il testo unico nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora, per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, noi abbiamo un pacchetto molto vasto, sia dal materiale che vi è stato dato, che consultando diciamo, i nostri siti vi rendete conto che abbiamo delle soluzioni sia per la redazione del DVR, per il documento di valutazione dei rischi, sia per la redazione praticamente del POS e del PSC. I piani operativi di sicurezza sono un elemento molto importante per chi opera nell'ambito della professione, che come dicevamo oggi molto sanzionati e tra l'altro molto spesso sottovalutati, nel senso che i fenomeni di infortunio più elevati avvengono proprio nell'ambito cantieristico, cioè le morti maggiori, gli infortuni maggiori si hanno nei cantieri edili e molto spesso voi avete la responsabilità in qualità di coordinatore di quello che avviene. Quindi sicuramente il documento non vi risolve la problematica, però vi dà un valido supporto per farvi valere nei confronti dell'impresa nel momento in cui redigete il PSC, oppure se siete appunto titolari dell'SPP dell'impresa, date praticamente un valore aggiunto a quello che è lo svolgimento del lavoro nel cantiere. Io passo immediatamente la parola all'ingegnere pregando di fare un po' di silenzio e vediamo un pochettino il software. Buonasera, allora dopo l'ampia premessa dell'ingegnere Sacarese partiamo subito con l'illustrazione di questo software. Come potete leggere la soluzione informatica si chiama Cantieri System, non a caso ovviamente, e si occupa delle relazioni dei piani di sicurezza, quindi POS, PSC, PSS e anche vi permette la redazione del DVR. Il modulo base è Cantieri System, però una volta creata la vostra valutazione, che è un file, questo stesso file viene elaborato e letto da altri applicativi che però si occupano di altre problematiche. Quindi Cantieri System si interfaccia con Contab per la contabilità dei lavori, quindi la redazione dei computi metrici, con Pinusnet per i
famoso pinno sul piano di montaggio e smontaggio di ponteggi e con FM System per la redazione del fascicolo dell'opera. Quindi è un pacchetto completo ma allo stesso tempo modulare. A seconda delle vostre esigenze potete decidere di acquistare tutto il pacchetto o un singolo modulo. La pagina che vedete si compone di tre sezioni. La prima vi manda un elenco lavori in cui verranno salvati tutti i vostri post o PSC o PSS, e questi fogliettini non sono nient'altro che dei file, per cui potete, aperto in un contestuale, possono essere rinominati, duplicati, in modo tale da passare anche da un posto a un PSC laddove i dati anagrafici del cantiere sono gli stessi, e possono essere eliminati e salvati anche su un'altra directory. L'elenco delle composizioni vi rimanda all'elenco di tutte le stampe che voi avete effettuato, quindi selezionato questo file potete aprire direttamente, vedete, il documento oppure eliminarlo. In fondo vengono riportate, ma per puro specchietto illustrativo, le principali informazioni di questo lavoro. La sezione centrale vi rimanda al nostro portale dei consulenti. Noi abbiamo appunto questo spazio che è molto seguito e vi dà la possibilità, tramite ovviamente connessione internet, di collegarvi, per cui noi periodicamente pubblichiamo delle notizie, delle normative dell'impresa, delle imprese esecutrici. Quindi il software vi manderà a questa maschera che vedete per l'inserimento di una nuova impresa. Trovate i classici dati generali, i responsabili e ovviamente anche l'inserimento dei lavoratori. Anche qui per ogni lavoratore trovate tutti i dati, quindi i dati generali, i recapiti e ovviamente la parte dedicata ai dati contrattuali con la qualifica e la mansione e la matricola. Fatto questo, avete creato ovviamente la impresa esecutrice che verrà poi richiamata nella redazione del PSC o del POS. Continuando, le zone di cantiere. Allora, sempre da questa griglia voi andate ad elencare le zone del cantiere, create dei macro settori proprio fisici, questo perché il successivo diagramma di Gantt verrà legato non solo a livello temporale, quindi lo studio classico delle interferenze, ma vi darà anche la possibilità di andare ad analizzare le interferenze zona per zona. Quindi vi mandiamo subito al diagramma di Gantt. Cliccando sulla voce si apre proprio questa sezione che è dedicata, come vedete, allo studio delle interferenze. La prima parte vi rimanda all'inserimento delle lavorazioni o fasi lavorative. Apriamo già una fase presente, per esempio scava e sezione ristretta, e come vedete in questa maschera si dovrà indicare la lavorazione, dove avviene, quindi la zona di cantiere, il software recepisce ovviamente le zone che avete inserito in precedenza, l'impresa esecutrice e ovviamente i lavoratori addetti alla lavorazione. La parte invece inferiore vi rimanda a i dati per la redazione del cronoprogramma dei lavori, quindi l'importo, tutti gli importi inseriti per tutte le lavorazioni verranno in automatico associati ai costi, come vedremo poi, della redazione dei costi dell'importo dell'opera e così via. Si andranno ad indicare altri dati, l'incidenza della manodopera, il costo medio orario e il numero operaio per squadra, ma sono dati in default, cioè quando inseriamo una nuova fase vengono già proposti dal software. Questi dati possono essere modificati da voi o nella lavorazione selezionata o andando poi, come vedremo nei settaggi, a modificarli. Quindi voi potete personalizzare tutti questi dati in modo tale che ogni qualvolta inserite una nuova fase vengono proposti i dati da voi inseriti. Si inseriscono poi i giorni lavorativi, che ovviamente potete digitare direttamente voi o farli calcolare dal software in base ovviamente ai dati sull'importo della fase, il costo medio orario, il numero degli operai e così via. Quindi c'è esplicitata proprio la formula e il calcolo. Analogamente per la durata, la potete inserire da tastiera o farla calcolare da software. I metodi sono due: il metodo dei giorni utili all'anno, vi rimanda semplicemente all'anno solare, quindi voi dovete scalare i giorni in cui non si lavora, quindi i giorni di chiusura per ferie o festività, quelli di andamento sfavorevole stagionale, per cui su un netto di giorni utili all'anno
software calcola la durata della lavorazione. L'altro metodo è prettamente statistico, quindi si basa sulle condizioni climatiche, in pratica sull'andamento delle stagioni. Infatti, come potete notare, il software vi propone, in base ai mesi, un coefficiente statistico e in base a questo coefficiente, ancora una volta, ci sarà il calcolo della durata. Fatto questo, si inserisce la data d'inizio e in base alla durata il software calcola la data fine. In questo modo la lavorazione verrà inserita nella griglia superiore e verrà riportata nel diagramma di Gantt. Un'altra cosa molto interessante che vi offre il nostro software è una serie di schede tecniche. Che cosa sono queste schede tecniche? Sono delle schede in cui viene riportata ovviamente la lavorazione, ma la stessa cosa verrà fatta per le attrezzature, per le macchine, per le opere provvisionali, per le sostanze e per gli impianti. In pratica voi dovete informare i lavoratori dell'impresa sui rischi potenziali che, a cui vanno incontro durante la lavorazione stessa, durante l'utilizzo di una macchina o di un'attrezzatura. Per cui le nostre schede tecniche vi forniscono l'elenco dei rischi, la classificazione del rischio stesso in termini di danno e probabilità, le misure di prevenzione e l'impiego da utilizzare. Quindi come si fa ad associare questa scheda? In questo caso stiamo creando una nuova lavorazione da inserire ovviamente nel diagramma di Gantt nel PSC. La prima cosa è quella di scegliere il settore. Il software vi propone questi settori: alla generale, in cui trovate le lavorazioni tipiche di un cantiere, oppure i fabbricati per cibi e abitazioni, i cantieri per opere stradali, le opere idrauliche. Vi dà anche la possibilità, ma questo lo vedremo meglio nel post, di redigere il QL dell'impresa, laddove abbia un ufficio, un magazzino, eccetera. E poi la parte degli appestamenti. Allora, scegliamo il settore, ad esempio, fabbricati per civili abitazioni, e il software, come vedete, vi mostra l'elenco delle schede. È ovvio che avete un filtro, per cui se volete recepire subito l'informazione, cercare subito la lavorazione che vi interessa, dovete semplicemente digitare in questo campo, come faccio io, ad esempio scavi o scavo che tu si voglia. Come vedete il software vi propone gli scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici, a sezione ristretta, all'interno di edifici, di fondazione e così via. Per cui voi scegliete la lavorazione che vi interessa, in questo caso scavi di sbarcamento, e vi ripeto, una volta associata questa scheda, aggiunta ovviamente nel diagramma di Gantt, nella stampa del PSC verrà riportata la scheda tecnica che poi vi farò vedere meglio nella stampa. C'è da dire che ancora dentro il software ci sono circa 700 schede suddivise per fasi lavorative, macchine, attrezzature, attrezzi, impianti, opere provvisionali e sostanze. Tornando al nostro diagramma di Gantt, il nostro software vi propone tutta una serie di funzionalità. Infatti possiamo seguire proprio questa barra degli strumenti: nuova fase per l'inserimento di una nuova fase, modifica per aprire una lavorazione già inserita e modificarla, eliminare una fase che magari avete sbagliato ad inserire, sposta fase. Il software dà la possibilità di andare a spostare le varie lavorazioni del diagramma di Gantt, per cui potete indicare il numero di giorni con cui volete spostare la fase e, come potete notare, potete o spostare la singola fase selezionata, in questo caso scavi a sezione ristretta, o anche tutte le altre fasi successive. Per cui, una volta inserito il monte di giorni per cui volete posticipare o anticipare una lavorazione, sarà il software a ricalcolare poi tutte le date di inizio e fine della lavorazione stessa. Un'altra funzionalità molto interessante è la fase multidata. La fase multidata, come vedete, vi rimanda già a tutti i dati inseriti. Però cosa succede? Potete spezzare la lavorazione, che rimane sempre la stessa, ma che magari per motivi tecnici o motivi appunto di stagionalità deve essere in pratica sospesa e ripresa. Quindi possiamo fare anche un esempio: la prima fase che abbiamo inserito, cioè scavi a sezione ristretta, si conclude il 31/11/2009. Diciamo che c'è un periodo di sospensione e riprende il 20 novembre, quindi 20/11/2009,
ovviamente dobbiamo inserire la durata e i giorni lavorativi, 4, e qua mettiamo ad esempio 8, e la saliamo. Quindi come vedete il software vi ha spezzato la lavorazione in due fasi contigue, ma ovviamente, come abbiamo detto prima, sospese di 8 giorni. Un'altra funzionalità è questo comando, senza interferenze. Cosa succede? Che se selezionate questo comando, il software elimina in automatico tutte le interferenze, per cui sposta le lavorazioni in modo tale che non si sovrappongano. Non lo faccio vedere perché poi, diciamo, salta lo studio delle interferenze. La voce settaggi, come vi dicevo prima, vi rimandano alcuni settaggi, quindi le festività, qualora voi vogliate inserire festività che non sono contemplate nel calendario, vi rimanda ai settaggi di default del cronoprogramma, quindi modificando questi dati, ripeto, quando andate ad inserire la lavorazione verranno riportati in automatico i vostri dati personalizzati. Potete andare ad indicare come giorni lavorativi anche il sabato o la domenica, e quindi il software vi calcola tutte le date di inizio e fine delle lavorazioni, e potete anche in qualche modo andare a variare le statistiche dell'andamento climatico stagionale. Detto questo, arriviamo alla sezione del diagramma di Gantt. Anche qui il software vi mostra tutta una serie di funzionalità. Allora, tutto schermo non fa nient'altro che, come vedete, mostrarvi il diagramma di Gantt riempiendo tutto lo spazio normale della maschera. L'anteprima di stampa vi permette di stampare direttamente il diagramma di Gantt e di esportarlo in formato PDF. Ovviamente ricordo che il diagramma verrà stampato anche nel PSC, però nulla vi vieta di andare a personalizzare questa sezione. Infatti abbiamo anche inserito la filigrana, oppure potete sbagliare il colore di sfondo. È proprio una preview di stampa che potete anche personalizzare. Detto questo, potete visualizzare le interferenze che verranno, come vedete, evidenziate in rosso. Potete visualizzare le festività, ovviamente in verde, gli eventuali stati di avanzamento, perché software ha anche questa possibilità di andare poi a studiare le interferenze preventivo e consuntivo, le eventuali sospensioni e la linea di quota. Detto questo, la parte finale vi rimanderà alla studio delle interferenze. Nello studio delle interferenze verrà riportato, come dicevo prima, ovviamente la parte temporale, quindi la sovrapposizione temporale delle lavorazioni, indicando ovviamente la data d'inizio e la data fine dell'interferenza stessa, le fasi lavorative coinvolte, con la possibilità di inserire prescrizioni di coordinamento, oppure di andare, come vedete, ad indicare le interferenze di una singola zona, in questo caso di tutto il cantiere, o a visualizzare interferenze per imprese diverse. Come vi dicevo, e lo leggete anche da questi due comandi, in base agli stati di avanzamento, in base alle sospensioni, potete studiare l'interferenza consuntiva e preventiva. Detto questo, chiudiamo la parte dedicata al diagramma di Gantt e torniamo nella guida laterale. Abbiamo inserito quindi le lavorazioni del cantiere e abbiamo studiato le interferenze. Tutto questo verrà visualizzato dal software, quindi voi avete, selezionando ovviamente la voce fasi lavorative, il riassunto del diagramma di Gantt. Quindi il numero di interferenze, in questo caso una, abbiamo già soltanto un'interferenza, le fasi lavorative coinvolte, le zone di cantiere, l'impresa, e anche qui la data d'inizio e la data fine, e come vedete la possibilità di andare ad elencare i rischi dell'interferenza prelevandoli dagli archivi di base. È ovvio che già con il software Privacy System avete visto un'altra potenzialità dei nostri software, che sono gli archivi di base. Quindi noi forniamo un set di informazioni, in questo caso l'elenco classico dei rischi, con la possibilità, come vedete, di andare abbiamo associato ai rischi IDP, in modo tale che quando andate a prelevare un rischio, in automatico avrete anche l'elenco di IDP da utilizzare.
portare l'elemento, in questo caso è associato all'interferenza, occorre selezionare questo comando oppure effettuare un doppio clic. Chiudendo quindi gli archivi dei dischi, la stessa cosa per IP, quindi si andrà a selezionare l'IP da utilizzare per l'interferenza stessa, quindi qui non si aprono. Quindi vi dicevo, sempre con il comando della cartellina gialla, anche qui avete l'insieme degli IP delle varie tipologie. Quindi protezione della testa, dell'udito, del viso, i guanti, le scarpe, le mascherine e così via. E infine le misure di coordinamento. Fatto questo, avete la possibilità di andare a indicare gli apprestamenti. Ancora una volta si seleziona il settore, ad esempio allestimento cantiere, e SOP vi mostra una serie di dicitura. Queste sono le famose schede di cui vi parlavo prima, infatti ne possiamo anche visualizzare qualcuna. Montaggio gru vi rimanda appunto alla descrizione della fase, accettare anche dall'ingegnere l'elenco dei dischi di cui vi parlavo prima, quindi già trovate i dischi elencati e classificati, e ovviamente per ogni rischio anche la misura di prevenzione. Sempre andando avanti avete la possibilità di andare ad associare le attrezzature, quindi anche qui scegliamo il settore, ad esempio le macchine, visualizziamo un'altra scheda, e vi ripeto, per quanto riguarda lo schema, la formattazione, le schede sono organizzate sempre allo stesso modo: descrizione dell'elemento, valutazione e classificazione dei rischi, misure di prevenzione, DP da utilizzare. Quindi vi ripeto, abbiamo un set di macchine, abbiamo un set di attrezzi manuali, come vedete abbiamo cercato di inserire tutte quelle schede che sono standard in un cantiere, però vedremo alla fine come sarà facile anche per voi creare le vostre schede, quindi personalizzare e soprattutto contestualizzare i rischi, perché non dobbiamo mai dimenticare che le schede sono portate al punto di partenza. Noi forniamo dei dati, però sarà poi il professionista finale, l'utente, a contestualizzare e personalizzare i rischi. Parlo quindi di andare a personalizzare proprio la scheda, non lasciarla così fino a se stessa, perché noi forniamo soltanto una base da cui partire per velocizzare il vostro lavoro, ma ovviamente il professionista rimane poi l'ultimo a dire la sua. Mi sono dimenticata di dirvi che per selezionare le schede, per farle stampare, diciamo così, occorre selezionarle in questo modo e utilizzare il comando. Quindi tutte le schede che vengono spostate da sinistra a destra verranno stampate nel PSC. Oppure viceversa, se vi siete sbagliati, vengono riselezionati e con la freccia ovviamente fate un'operazione inversa. La stessa cosa si ripeterà per le infrastrutture, per la protezione collettiva. Si tratta semplicemente, vi ripeto, di andare a selezionare il settore e di andare poi a identificare, a scegliere, a spuntare le schede. La sezione dedicata ai costi della sicurezza. Quindi abbiamo innanzitutto la cosiddetta sicurezza speciale, che vi rimanda a tutte quelle misure che voi avete preparato per abbattere le interferenze. Misure, se si tratta ovviamente di DP, se si tratta di protezioni collettive, se si tratta di segnaletica, ma anche tutto quello che attiene all'allestimento del cantiere e alle macchine. Quindi trovate già il default in base alle vostre scelte, in base a quello che avete inserito nelle voci precedenti, l'elenco. Ovviamente il SOP vi dà una mano, perché come vedete è una semplice stima analitica, però voi dovete inserire il codice del prezzo, l'unità di misura, la quantità, la funzionalità e così via.
associare impresa, però il software vi dà la possibilità di andare a utilizzare dei prezzari regionali che sono a corredo del software, che potete scaricare anche dal nostro sito. Per cui scelgo il prezzario di riferimento, come potete vedere trovate le varie voci del prezzario, per cui selezionando le voci della griglia potete importare le informazioni dal prezzario ai costi, come ho fatto io in pratica. Quindi si seleziona la voce della griglia, si seleziona il prezzario, in questo caso si tratta di un DP, si seleziona la voce in questo modo e si effettua un doppio clic. Verrà esportato il codice del prezzario, ovviamente un dato misura e il prezzo. In base alla quantità il software ovviamente calcola l'importo e, come dicevo prima, occorrerà anche inserire l'impresa. Anche qui il software richiama le imprese che avete inserito all'inizio. Per quanto riguarda invece la sicurezza di fase, verranno riportate tutte le lavorazioni inserite nel Gantt con l'importo che voi avete digitato. Continuando, la parte indicata ai controlli. Il software fornisce sempre d'archivio una serie di liste di controllo che sono ovviamente organizzate in macro settori, per cui riportiamo i controlli che bisogna effettuare nel cantiere per quanto riguarda gli impianti elettrici, quindi i carri, le macchine, i quadri elettrici. Ovviamente ognuna di queste sottovoci avrà la lista di domande. Per cui si parte dagli impianti elettrici, le macchine, i ponteggi e così via. Voi selezionate, diciamo, il punto che volete analizzare, con un doppio clic lo esportate nel vostro lavoro e vengono, vedete, riportate tutte le informazioni che abbiamo visto nell'archivio. Qua per ogni voce si andrà a redigere la checklist. Ovviamente questa sezione può essere stampata sia in bianco, quindi da portare in termini sopralluoghi sul cantiere, oppure proprio come checklist. Infatti il software dà la possibilità di stampare la lista dei controlli in bianco oppure soltanto le domande spuntate, e viene praticamente, ripeto, mostrato un PDF. In questo caso scelgo la checklist classica, quindi tutte le domande a cui voi avete risposto. Andando avanti, arriviamo alla sezione delle valutazioni specifiche. Il software vi dà la possibilità di andare a valutare i rischi per quanto riguarda l'esposizione al rumore, alle vibrazioni meccaniche e la movimentazione manuale dei carichi. Quindi si seleziona questa voce, come vedete, tasto destro, e si inserisce una nuova valutazione che voi potete rinominare come volete. Quindi la valutazione può essere fatta per zona di cantiere, per mansione e così via, per l'utilizzo di macchine, insomma questa parte è lasciata molto libera. Per quanto riguarda il nostro esempio, lo apriamo sempre con il tasto destro e, come vi dicevo, avete la possibilità innanzitutto di andare a collegare la zona di cantiere in cui voi andate ad effettuare la valutazione, quindi sempre il software vi mostra tutte le zone inserite in precedenza. Si andranno a collegare i lavoratori dell'impresa e si andranno anche a selezionare le lavorazioni, perché vi ricordo, con una sola valutazione come in questo caso voi potete andare a calcolare l'esposizione al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione delle carichi. Non dovete creare tre schede, ma ne basta una sola. Infatti qui potete associare i dipendenti e andare a discriminare e elencare la valutazione a cui volete associare questo dipendente. La prima voce ci rimanda al calcolo dell'esposizione quotidiana, ovviamente la media settimanale, per quanto riguarda le fonti di rumore. Quindi troviamo dei campi descrittivi all'inizio e la griglia di calcolo. Ancora una volta il software vi rimanda ad archivi di base, suddivisi in mansioni, lavorazioni e attrezzature. Ovviamente negli archivi di base trovate non solo la fonte di rumore, ma anche il livello equivalente. Vi ricordo che sono dati di letteratura, quindi sono da prendere in considerazione come stima della valutazione.
il software con vetrina mi dà anche la possibilità di andare a campionare le misurazioni fatte col fonometro e poi calcolare l'incertezza di misura. Quindi, vi ripeto, questi archivi di base sono soltanto dati di letteratura o diciamo qualche dato preso da RISPES per quanto riguarda le schede delle macchine o delle attrezzature. Per cui si sceglie la fonte di rumore, con un doppio clic viene importata nella griglia di calcolo, come vedete, con il livello equivalente già tabellato. Si inseriscono poi i tempi di esposizione in minuti, come vedete il software ragiona per giorno per giorno, perché dà la possibilità, come vedremo, di andare a contestualizzare la valutazione sia scegliendo la peggiore esposizione quotidiana, laddove avete diciamo un utilizzo variabile sia di fonti di rumore sia di esposizione, oppure decidere di fare la valutazione sulla media settimanale, laddove bene o male le fonti di rumore sono stazionarie e soprattutto sono utilizzate per periodi costanti. Si inseriscono quindi, vi ripeto, i tempi di esposizione in minuti e si calcola, come vedete, la classe di rischio, in questo caso basso, perché non arriviamo neanche a 80 decibel. Viene riportata l'esposizione giorno per giorno e la media settimanale. Qualora avete anche la possibilità di inserire picco, quindi la misurazione, il software ovviamente farà la valutazione anche considerando il valore di picco. La parte che invece vedete a fianco vi rimanda, come vi dicevo prima, alle misurazioni. Quindi qualora voi superate gli 85 decibel, siete tenuti a fare le misurazioni con fonometro. Il software infatti vi aiuta anche in questo. Premendo il comando campionamento si apre questa piccola forma. Vengono riportate le fonti di rumore già da voi inserite e, come vedete, c'è la possibilità di inserire campionamenti, rilievi fatti con il fonometro. Quindi facciamo un esempio molto molto semplice. Supponiamo di aver fatto quattro misure, quindi partiamo da un 86,8. Metto dei dati molto a casaccio, 86,8. Con il comando calcola, il software vi calcola il livello equivalente effettivamente misurato dallo strumento, l'incertezza ambientale e l'incertezza totale, ovviamente partendo da un'incertezza strumentale fissata a 0,7. Fatto questo, questi nuovi valori, che sono quelli effettivamente misurati, vi servono per ricalcolare l'esposizione. Quindi il software, come vedete, ricalcola l'esposizione con i valori stavolta misurati, riportando l'incertezza associata. Quindi in questo caso, come potete notare, la classe di rischio è passata dal basso a medio. Ovviamente, riportando la classe di rischio, vengono importate anche le misure di tutela, in automatico ovviamente dal software. Voi potete però inserire le misure tecniche, organizzative e procedurali dagli archivi di base. Quindi anche qui trovate un set, sono praticamente le misure di prevenzione, per lo più protezioni collettive o accorgimenti tali da ridurre il rumore. La parte inferiore vi rimanda alla verifica dell'attenuazione sonora dei protettori auricolari. Voi avete comunque, diciamo, andare a valutare l'attenuazione offerta dal dispositivo, perché non basta soltanto consegnare l'autoprotettore al lavoratore, ma bisogna far sì che l'onda sonora che arriva all'orecchio del lavoratore sia comunque inferiore agli 85 decibel. Per cui, qualora vengono utilizzati gli autoprotettori, dovete garantire questo. Il software vi dà anche qui un aiuto, un archivio di base che contiene i vari autoprotettori, quindi parliamo di cuffie, di inserti auricolari, ognuno con la marca modello. Questo perché? Perché in base alla marca modello vengono caricati i valori di attenuazione. Ovviamente questi sono dati forniti dal produttore del dispositivo stesso, quindi trovate già una banda dati abbastanza fornita. Prelevato quindi il dispositivo, l'autoprotettore in questione, in questi campi dovete decidere su quale livello abbattere, diciamo, l'emissione sonora. E a seconda dei metodi dovete riempire sia il livello di ponderazione sulla curva A, sia quello sulla curva C. Questa parte lasciata ancora una volta libera, perché sarà l'utente a decidere su quale
livello effettuare la valutazione dell'attenuazione sonora dell'autoprotettore. Potete scegliere, diciamo, la massima esposizione che avete calcolato, quindi la massima esposizione a tutte le fonti di rumore, oppure potete decidere di andare a utilizzare diversi DP, diversi autoprotettori, addirittura a seconda della macchina utilizzata o della fonte di rumore. Vengono riportati i valori di attenuazione e proposti i metodi di calcolo, SNR corretto, SNR e metodo HNR. Selezionando il metodo, il software vi dà la stima della protezione. In questo caso, partendo da 88 e da 90, con questi valori di attenuazione, voi rischiate di proteggere troppo il lavoratore. Infatti la stima è troppo alta e si rischia di iperprotezione, che a sua volta dannosa perché isolate praticamente acusticamente il lavoratore. Detto questo, la stampa, diciamo, la valutazione può essere stampata, quindi fornite già una prima scheda e vengono ovviamente riportati tutti i dati inseriti, quindi la griglia di calcolo con laddove necessarie le misurazioni, quindi le incertezze, la classe di rischio, le misure adottate, DP consegnati, i lavoratori esposti e in questo caso anche la valutazione che abbiamo visto insieme sul protettore auricolare. La stessa cosa vi rimanda alle vibrazioni. La metodologia di lavoro è la stessa, trovate, vi ripeto, il campo descrittivo, la griglia di calcolo. In questo caso la valutazione è divisa per quanto riguarda il sistema HV, quindi manobraccio, utilizzo di utensili in pratica, vibranti, oppure valutazione UBB, corpo intero, in questo caso mezzi. Ancora una volta il software vi aiuta e vi fornisce, in questo caso il sistema manobraccio, vari attrezzi. Per ogni attrezzo trovate la marca modello, perché anche qui a seconda della marca modello avete un valore di accelerazione diversa. Questi dati sono quelli della banca dati dei distesi. Quindi si preleva ancora una volta la fonte di vibrazione, si inserisce il tempo di esposizione in minuti e il software calcola l'esposizione quotidiana. Ovviamente tutti i calcoli sono normalizzati alle 8 ore di lavoro. Fatto questo, il software mostra la classe di rischio, in questo caso è accettabile, anche perché abbiamo utilizzato questa prima fonte per 1200 minuti. Quindi mi sembra un pochino troppo, quindi lo modifichiamo e potete anche utilizzare sempre gli archivi base per le misure tecniche, per i DP e così via. La stessa cosa si ripeterà per il corpo intero, in questo caso si andranno a prelevare come fonti di vibrazioni mezzi, quindi anche qui avete un archivio di mezzi suddivisi per quanto riguarda sempre la marca modello e vi ripeto, la metodologia è la stessa, si inserisce la fonte di vibrazione, il tempo di esposizione in minuti e il calcolo. Finiamo con la movimentazione manuale dei carichi, che vi manda, per quanto riguarda il sollevamento semplice, al classico metodo NIOSH. Il metodo NIOSH parte da un gruppo omogeneo di età, per cui voi dovete decidere su quale età volete garantire la sicurezza e quindi classificare il rischio, per cui a seconda se avete lavoratori dell'impresa che hanno età diverse, o meglio range di età diverse, dai 30, 40, dai 40 e 50, in questo caso sarete costretti a effettuare due valutazioni. Si inserirà il peso sollevato, gli atti impiegati, quindi uno o due, e il numero di operatori. Fatto questo, dovete inserire tutti i parametri di sollevamento, questo perché per ogni parametro, in questo caso abbiamo anche messo una piccola figura che vi fa capire che cosa state andando a misurare, perché in questo caso si parla di distanza orizzontale, espressa ovviamente in centimetri, il software ha bisogno di questi valori, sia all'origine del sollevamento sia alla fine, perché per ognuno di essi verrà calcolato un fattore correttivo. Più il fattore correttivo si avvicina a 1, più il rischio è basso. Più si avvicina a 0, più il rischio è alto. E avete anche una visione, diciamo, in base a questo piccolo tool in verde. Infatti, se andiamo ad aumentare la distanza, come vedete, aumenta anche il rischio, che viene segnalato dal software.
Fatto questo, H rimanda la distanza orizzontale, non mi dilungo perché sono dati che potete leggere, sono poi tabellati in maniera molto rigorosa dal metodo NIOSH. V è praticamente l'altezza da terra delle mani, quindi parliamo di una distanza verticale. D è la semplice differenza tra le due. A è invece la rotazione. C è il fattore di presa, buono, discreto, scarso, e F è il fattore di frequenza, quindi movimenti che vengono fatti al minuto e su che durata, minore di 1, di 2 o di 8 ore. Inserito in questi campi, il software calcola ancora una volta un indice di rischio, in questo caso è alto, e vi propone la misura di tutela. La stessa cosa si avrà, anche se cambia ovviamente l'algoritmo di calcolo, per il sollevamento composto per compiti frammisti. Immaginate un muratore che deve scaricare qualcosa e quindi avete la possibilità di ereditare i vari sollevamenti semplici, come abbiamo visto con il metodo NIOSH, e assemblarli in questa linea di calcolo. Anche qui il software vi dà l'indice di rischio e le misure da adottare. Fatto questo, per quanto riguarda le stampe, il software, vi ripeto, vi dà la possibilità di redigere. In questo caso abbiamo fatto l'esempio di PSC, però anche l'esempio di DVR e tutte le valutazioni che abbiamo visto. L'esempio di PSC è questo. Allora, parte da una copertina molto semplice in cui viene riportato l'indirizzo del cantiere, del committente, una parte di premessa che riconduce alle definizioni di correnti, una parte dedicata alle misure di primo soccorso. Posso andare anche veloce perché ripeto, la parte di premessa che vi rimanda alla cassetta di primo soccorso, alla documentazione da conservare in cantiere, e poi i dati inseriti, la descrizione dell'opera, la narrativa del cantiere, le figure responsabili, i dati dell'impresa esecutrice, la valutazione dei rischi, ovviamente la metodologia adottata che è la matrice 4x4, il cronoprogramma dei lavori e il diagramma di campo. Per ogni fase lavorativa, come dicevo, la scheda tecnica in termini di rischi, misure di prevenzione e diffida da utilizzare, questo verrà riportato per ogni lavorazione. Dopodiché lo studio delle interferenze, gli apprestamenti, insomma tutto quello che poi avete inserito in termini di segnaletica, di macchine, di attrezzature, e per ogni elemento, vi ripeto, viene riportata la scheda, fino ad arrivare alla parte che riguarda i costi della sicurezza, e le conclusioni. In maniera molto diciamo analoga verrà redatto il POS, ve lo faccio vedere giusto così per farvi rendere conto che innanzitutto potete passare da uno all'altro se avete ovviamente dei dati che sono simili, però trovate sempre la guida, i cambi sono gli stessi che abbiamo visto per quanto riguarda il PSC. Anche qui avete la possibilità di andare a indicare le fasi lavorative prelevandole dai nostri archivi di base, stessa cosa per le attrezzature, le sostanze e le opere provvisionali, e anche qui sempre la valutazione di rischi specifici. Tutto questo ovviamente riporta la stampa del POS, che ovviamente per quanto riguarda la formattazione è uguale a quella del PSC, i contenuti ovviamente cambiano. Vi ripeto, vengono riportati i dati del cantiere, l'impresa esecutrice, le lavorazioni, le attrezzature, le sostanze e le opere professionali. Io direi di fermarmi qui. Allora, io prima di concludere il convegno volevo fare giusto un appunto normativo. Approfitto del software per fare delle note di tipo normativo. Allora, apro di nuovo il lavoro POS. Apro di nuovo il lavoro PSC. Sostanzialmente notate una differenza sostanziale, che è quella del diagramma di Gantt.
Allora, mi erano litigando perché? Perché la normativa è chiara in questo. Cioè, stabilisce che nel piano di sicurezza e coordinamento il coordinatore deve valutare i soli rischi da interferenze. Quindi quei voluminosi PSC che vengono anche molto spesso contestati dalle ASL, di pagine e pagine dove si va a descrivere i rischi della fase di lavoro, i rischi IDP per la fase di lavoro, le attrezzature utilizzate, praticamente sono carta straccia, perché l'obiettivo fondamentale del piano di sicurezza e coordinamento è quello di valutare i rischi delle sole interferenze. Ecco perché va redatto solo nei casi in cui ci sono più imprese lavoranti nel cantiere, più imprese, imprese con lavoratori autonomi, cioè più figure, che poi con il decreto 81 è venuto meno il discorso dei 200 uomini giorno famosi, diciamo menzionati da 494, quindi di dove ci sono più imprese o lavoratori autonomi. Nello stesso cantiere va redatto il PSC e quindi va nominato, se non è stato fatto in fase di progettazione, il coordinatore in fase di esecuzione, perché dove c'è il PSC c'è il coordinatore, perché lui che deve redigerlo. C'è il fascicolo dell'opera, che è un altro obbligo previsto all'articolo 100, quindi il PSC è sempre affiancato al fascicolo dell'opera. E più vi faccio notare, noi a livello software abbiamo fatto questa distinzione, nel PSC nello status navigator trovate il diagramma di Gantt, mentre nel POS trovate direttamente le fasi lavorative. Questo perché? Perché nel PSC fatto il diagramma di Gantt, molto spesso noi facciamo tesi, fiere, eventi, convegni, quando si parla di diagramma di Gantt, madonna mio, diagramma di Gantt, il diagramma di Gantt in realtà è l'unico elemento più immediato per calcolare delle interferenze, altrimenti lo dovrei fare teoricamente, cioè non ci sono metodi grafici più intuitivi del diagramma di Gantt. Quindi il diagramma non è nient'altro che una sequenza nel tempo di fasi di lavoro. Quindi se io sono il coordinatore, devo avere un'idea, confrontandomi col direttore dei lavori, di come si evolverà il mio cantiere. Quindi su quella idea faccio una previsione di PSC, che poi andrò a monitorare e eventualmente in corso d'opera andrò a modificare anche il software limite. Guardate, nel fatto il diagramma di Gantt, la collega ha in maniera molto chiara visualizzato le interferenze, perché successivamente al diagramma di Gantt noi visualizziamo solo quelle che sono le interferenze, delle fasi di lavoro ce ne freghiamo, cioè le interferenze sono queste. Tu coordinatore per ogni interferenza mi vai a valutare i rischi e mi vai a dire quali sono i DP che devo utilizzare per ridurre quei rischi, non per fare la fase lavorativa, perché i DP della fase lavorativa me li devi dire l'impresa che fa il POS. Ecco perché per la redazione del PSC è fondamentale ed è un obbligo del coordinatore acquisire tutti i POS delle imprese che lavorano in quel cantiere. A quel punto io vado a definire le interferenze, vado a definire i rischi, il rischio mi porta il DPI, se c'ho un rischio alto di rumore dovrò mettere le cuffie, per dire, e poi a quel punto andrò a valutare che cosa? Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, la protezione collettiva, che se vi ricordate venivano già menzionati dal DPR 222, approvato dal decreto 81, che servono per ridurre quelle interferenze, non le attrezzature che servono per fare la pavimentazione, perché quelle attrezzature là me le deve comunicare l'impresa quando mi fa il POS. Ecco perché poi i costi di sicurezza si dividono in costi di sicurezza speciale e di fase, perché anche da software vi rendete conto che la sicurezza speciale è quella che io adotto e devo adottare, devo sostenere per ridurre i rischi da interferenze e basta. La sicurezza di fase è quella invece che serve ai fini del POS, per capirci, cioè quella che deve sostenere l'impresa per garantire che i suoi lavoratori svolgano per le fasi lavorative in sicurezza, adottando i dispositivi che ha previsto e adottando le misure di sicurezza che ha previsto. In tutto questo vi faccio notare, vi approfitto ecco del software per parlare di questi spunti normativi, che per ogni costo della sicurezza si va a indicare l'impresa. Cioè, tra le più imprese partecipanti nel cantiere, io devo andare a individuare quel costo, quali delle imprese lo deve sostenere. Questo perché? Non perché il consorzio di Info è impazzito e vuole far lavorare il tecnico per ore vicino al programma, ma perché è un obbligo di legge che è stato introdotto col decreto correttivo 106.
Quindi mentre con il decreto 81 non veniva puntualizzata questa cosa, il decreto correttivo 106 ha puntualizzato che i costi della sicurezza vanno assegnati anche alle imprese, cioè io coordinatore devo stabilire quale delle imprese deve sostenere quei costi, ovviamente in relazione a cosa? In relazione all'affatto, in relazione ai lavori che deve svolgere quell'impresa. Quindi vedete, noi abbiamo cercato di dare una linea logica a quello che è anche il riscontro normativo. Invece il POS ovviamente risulta molto più semplice, perché se apriamo un POS ci rendiamo conto che cosa vado a fare. L'impresa è unica, è la mia impresa, le fasi lavorative sono quelle che io vado a svolgere nel mio cantiere, le attrezzature, le sostanze e le opere previsionali vengono trascinate in automatico quando si seleziona la fase, perché c'è un legame, cioè il legame della fase di lavoro pavimentazioni con l'attrezzatura battiti a stelle, perché praticamente c'è già a livello software. Io voglio porre la vostra attenzione, sempre da un punto di vista normativo, su una scheda tipo praticamente, se la apriamo un attimo. Notate che cosa? Che è riportata una descrizione e una foto, sono riportate le famose macchine attrezzature collegate per le quali ci sarà poi il dettaglio nei numeri successivi, la valutazione dei rischi, quindi potenziali rischi, rumore, investimento, con la relativa valutazione, con la matrice 4x4, gli interventi per ridurre quei rischi e i DP. E vista così sembra una cosa statica. Queste schede di sicurezza le conoscete sicuramente, perché praticamente le abbiamo divulgate su internet, sono disponibili direttamente, le vendiamo a parte, diciamo sono conosciutissime. Il vantaggio di utilizzare però l'applicativo software è un altro, quello di rendere queste schede dinamiche. Perché? Per questione di tempo la collega non l'ha fatto vedere, ma io ci tengo a mostrarvelo e prendo colgo l'occasione parlando della norma. Avete negli archivi di base la creazione e variazione schede. Che cosa significa? Tutte le schede che voi avete a corredo del software, non so, prendo ad esempio la scheda macchine autobetoniera, sono state digitalizzate in archivi. Quindi se praticamente io devo redigere una nuova scheda, come è giusto che sia, perché in realtà la scheda non può essere standard per tutti i cantieri, che cosa vado a fare? Vado a selezionare dagli archivi di base un elemento, tipo non so, la macchina autobetoniera esistente, e di default visualizzo quelli che sono i dati della scheda. E ovviamente che cosa visualizzo? La fotografia che posso cambiare, mettendo una foto effettiva di quelli che sono i miei mezzi, la descrizione e i rischi. Posso aggiungere nuovi rischi attingendoli dall'archivio, i rischi appresso si portano le misure di prevenzione, sempre d'archivio, e posso valutare anche il calcolo dell'entità, perché ovviamente nelle schede di sicurezza Word si trova il calcolo statico, di solito mettiamo sempre notevole, giusto per aggravare la situazione. Però voglio dire, ci sono situazioni che sono a rischio basso, rischio medio, e vanno contestualizzate al cantiere. Tutto questo può essere personalizzato anche in termini di DP, perché posso aggiungere ed eliminare il DP, rinominare quella scheda come autobetoniera 3 e andarla a comporre. Nel momento in cui io seleziono dove salvarla e compongo la scheda, me la ritrovo nell'archivio delle mie schede che posso selezionare nel posto del PSC, perché lo stesso discorso vale anche per altri tipi di schede, e me la ritrovo praticamente utilizzabile secondo le specifiche che io gli ho dato. Quindi diciamo che l'utilizzo dello strumento software mi consente anche di rendere dinamico applicazioni che potrebbero essere di tipo statico, in maniera anche da tutelarmi sotto questo aspetto. Io, fatta questa premessa, diciamo, voglio ringraziare di nuovo il presidente, che se è in sala lo invito a venire qui, perché ci avete abbandonato completamente, lei è albanese praticamente. Uno dei motivi perché c'è stata questa affluenza, presidente, è perché c'eravamo noi donne. Perché all'inizio mi siete fatto la domanda e me lo sono appuntato, ve lo volevo dire. E veramente ringrazio vivamente tutti per l'attenzione che ci avete dedicato e spero di avervi trasmesso qualcosa. Pochi ma buoni. Io voglio solo chiudere, come è giusto che sia, ringraziandovi per l'esposizione, che penso sia stata chiara. Non è vero che non ci sono stato, ma stato un po', purtroppo devo dare anche retta ai colleghi per altre cose e non solo per quello
chiaro che purtroppo le funzioni sono anche queste, e quindi non poteva essere fisicamente in due posti diversi, però comunque sono stato qua e credo che comunque sia apprezzata la giornata, la serata, quindi non credo che sia stato solo il fatto di acquisire due crediti formativi, ma credo che sia stato un interesse particolare su questa cosa, anche perché, come si era preso, potrebbe essere uno sfondo di lavoro per la Paesi che semmai noi avevamo sottovalutato fino ad oggi, come lo è stato pure quello della sicurezza nel momento di Nantes, tutti quanti pensavano che fosse una cosa, poi invece abbiamo visto che i coordinatori della sicurezza in effetti sono molto più giovani che altre figure, devo dire. Anche, e devo dire che qui su questa cosa poi ci siamo tornati veramente in tanti, tutti i colleghi hanno dimostrato una sensibilità forte rispetto a queste normative, a queste problematiche. Per cui credo che questa potrebbe essere anche questa un'occasione di lavoro in più, e purtroppo in questo periodo insomma, sappiamo che il lavoro non è che abbondi, scarseggia appunto, non è che abbondi, quindi per cui potrebbe essere questo un momento per ampliare i nostri lavori. Per cui io vi ringrazio per questo momento. E sicuramente siamo pronti per organizzare qualche altro evento, semmai con una problematica specifica. Noi come collegio, sapete, avete avuto forse la dimostrazione oggi che se, lo dicevo prima con Federico, se vogliamo in una settimana riusciamo a organizzare tranquillamente un seminario di questo tipo e anche di più importanti, voglio dire, perché riteniamo di essere abbastanza pragmatici, come ha detto la Renzi, insomma. Se si deve fare una cosa, non ci perdiamo tanto, la facciamo e senza tanti preamboli, che altri ordini, devo dire, hanno, perché parte un po' di filosofia in più che c'è. Noi badiamo le cose pratiche e non badiamo a tante piccole sottigliezze. Per cui vi ringrazio e a presto. Vi auguro di continuare questa lavorazione.